Il professor Rubritto, per chi non lo conosce, insomma, il professore lavora presso il DISTABIF, questo dipartimento con diciamo, un acronimo lungo, ma è quindi altrettanto lungo dal punto di vista della definizione. Il professore è, come dire, impegnato su vari fronti dal punto di vista anche della didattica, presso appunto l'Università Vanvitelli, dove tiene vari insegnamenti, in particolare di fisica applicata. Il professore mi correggerà se dico qualcosa di errato. Sì, vuoi qualcosa di notare? No. Scusatemi, questo è il mio Teams, no? Sì. Lo state già registrando? No. Perché noi abbiamo un... Ma sta già registrando. Già registrando. Va bene, perfetto. Perché abbiamo una pagina YouTube del dottorato molto visitata. Ci piaceva assolutamente rendere questo incontro il più possibile aperto, quindi anche poco formale. Quindi lo abbiamo organizzato in modo tale che dopo un'introduzione del professore rivolta in particolare ai dottorandi, ma anche a tutti quelli, diciamo, gli studenti che fossero interessati chiaramente all'argomento, ciascun gruppo di ricerca, insomma, ciascun ricercatore porti anche il suo contributo e la sua esperienza a riguardo, interloquendo ovviamente con il professore. Il professor Britto, che ha una, diciamo, esperienza abbastanza molto, anzi direi consolidata nel campo e nell'ambito degli studi isotopici. Proprio prima avevamo occasione di parlare rispetto, diciamo, a tanti campi e aree di indagine su cui è intervenuto, in particolare su siti e su campioni, su contesti di età medievale, ma non mancano ovviamente alcuni casi, studi anche di età precedente, casi come quelli di Paestum, di Pompei. Quindi c'è davvero una grande, come dire, esperienza di cui il professore ci potrà assolutamente condividere i dati e in particolare anche la metodologia. E ricordo che siamo quindi in collegamento sia con studenti della scuola di specializzazione dell'Università di Bari, studenti appunto del corso PASAP coordinato dal professor Giuliano Volpe, che è qui presente, e credo ci siano anche degli studenti del corso, dei corsi di laurea triennale e magistrale. Io non voglio togliere altro tempo e quindi passo subito la parola al professor Lubrico, che Grazie. ringrazio per essere qui. Grazie a te, grazie a voi. Aspettate che devo fare il cambio fra una. Ecco, da casa mi confermate che vedete adesso il PowerPoint? Sì. Ok, allora intanto io ringrazio voi perché come ringrazio voi qui e poi coloro a casa che nel pomeriggio si dedicano a sentire qualcosa relativamente a questi giorni. Persone che stanno seguendo. Ah, ok. Allora, un saluto a tutti. Saluto a tutti. Qual è la cosa? Intanto ringrazio veramente il professore Volpe, tutti quanti, perché a me piace molto interagire con chi evidentemente con cui si collabora, con le persone con cui si collabora. E quest'oggi io cercherò di darvi gli elementi, e mi rivolgerò prima di tutto agli studenti, gli elementi di base di che significa fare isotopi, multisotopica. Come dal titolo, l'obiettivo è fare indagini multisotopiche per arrivare a ricostruire archeologicamente qualche contesto, qualche sito, che significa in concreto nutrizione, cronologia e così via. Quindi ci sarà un pezzo di intervento che, se volete, è metodologico, nel senso che dobbiamo capire le basi perché gli isotopi sono rilevanti e come fanno a esserlo. Perché vorrei farvi entrare nel meccanismo, perché ritengo che quando uno entra nei meccanismi riesce a capire anche meglio come fare le misure. Una seconda parte invece sarà legata a qualche metodologia innovativa in questo settore che stiamo portando avanti e che vorrei che in qualche modo cominciasse a diffondersi nella platea degli user degli isotopi, in modo tale che riusciamo anche a pensare a qualcosa che è più di innovativo. Io, come vi è già stato detto, ma molti già conoscono, lavoro all'Università della Campania, al DISTABIF, che è sita in Caserta, e ciò essenzialmente due grosse linee di ricerca, quella a destra che è legata a energia, ambiente e così via, e quella di cui parleremo oggi, che è quella a sinistra, che è la spettrometria di massa isotopica, nel nostro laboratorio Icona. In realtà il laboratorio presso il mio dipartimento è il laboratorio Icona, ma stiamo anche facendo una collaborazione con la Sapienza, col gruppo della professoressa Tapuri,
con Maria Intafuri, per metterci insieme e per fare un centro, come vedete qua, che abbiamo chiamato Marea, un centro della bioarcheologia del Mediterraneo. Cioè l'idea è ancora una volta fare rete anche fra i gruppi di ricerca che fanno discorsi legati alle analisi isotopiche, per cui ci siamo già messi insieme due gruppi di ricerca con cui lavoriamo e abbiamo composto, abbiamo formalmente istituito anche questo centro di ricerca. Questo è il mio invece laboratorio che trovate a Caserta, l'Icona Lab. Icona viene dal fatto che è Isotope Carbon Oxygen Nitrogen Lab. Quindi è come dire, richiamare le misure che facciamo in laboratorio e la strumentazione che vedete. Ovviamente quest'oggi non vi parlerò molto di macchine e strumentazione, che è tipico del fisico, come dire, ma cercheremo invece di fermarci all'altro aspetto, all'applicazione. E qui vedete una lista di partnership o collaborazioni con cui stiamo lavorando. Entriamo subito nel vivo del discorso. Perché gli isotopi riescono ad avere così tanta importanza e così tanto interesse in molti settori? Noi ci interessiamo in quello che è i beni culturali, ma in realtà le stesse metodologie che oggi apprendiamo possono essere utilizzate in ambito ambientale, in ambito agroalimentare, negli studi di cambiamenti globali del clima, nel discorso biomedico farmacologico. Cioè in realtà io le applico in maniera trasversale a molti settori. Ovviamente quest'oggi ci focalizziamo più sugli aspetti dei beni culturali e i motivi sono due che sono scritti qua, che se volete il messaggio che io cerco di lanciare subito, il perché la fisica degli isotopi e perché dobbiamo fare gli isotopi. Il primo motivo è quello della prima riga, che ci sono dei processi in natura, di natura atomico-nucleare, cioè dei processi fisico-chimici, che trattano gli isotopi in maniera differente. Se volete un esempio, una reazione metabolica, quando mangiamo, metabolismo, oppure quando c'è un processo fotosintetico, oppure c'è, e ci torneremo su questo aspetto, una diffusione di un gas, questi processi chimici fisici trattano diversamente gli atomi l'uno dall'altro, gli isotopi uno dall'altro. Diversamente significa che in qualche modo selezionano, discriminano. E questa discriminazione è molto molto piccola, però intanto c'è. E il secondo punto allora fondamentale che deve accadere, perché se non accadono entrambi non sappiamo come utilizzare gli isotopi, è che noi abbiamo a disposizione dei metodi di rilevazione, cioè delle strumentazioni, delle macchine, delle tecnologie, che ci consentono di vedere queste piccolissime differenze. Perché attenzione, se ci sono le differenze, ma io non riesco a vederle perché il mio operatore non riesce a essere abbastanza preciso, sensibile, è come se non ci fossero. Così come pure se c'è una macchina che va sull'estrema sensibilità, ma non ci sono differenze, evidentemente il tutto non c'è. Quindi solo la combinazione di questi due elementi fa sì che accade per quanto riguarda gli isotopi, fa sì che gli isotopi si rendano uno strumento potentissimo. Ora dobbiamo capire la prima frase soprattutto, che cosa significa, perché quello è l'essenza dell'utilizzo degli isotopi anche dei beni culturali. Sulla seconda è un discorso più tecnologico, e vi ripeto, cercheremo in qualche modo di glissarci sopra, dirò solo due parole. Però è chiaro che la combinazione delle due diventano fondamentali per capire l'utilizzo degli isotopi. Solo per ricordare a qualcuno di che stiamo parlando, che magari sfugge, noi facciamo riferimento all'atomo come riferimento e sappiamo che l'atomo è fatto da nucleo centrale ed elettroni che in qualche modo girano attorno, quindi la nuvola elettronica. Gli elettroni che girano attorno fanno il volume dell'atomo, cioè gran parte della dimensione in termini volumetrica dell'atomo è definita dagli elettroni, mentre il nucleo è quello che fa la massa dell'atomo. Perché? Perché la massa di ciò che è nel nucleo, e adesso vediamo che cosa c'è, neutroni e protoni, è molto più grande rispetto a quella degli elettroni. Quindi è come dire, l'elettrone mi definisce lo scatolo, il nucleo mi definisce la massa. Ok? Quando io lavoro con gli isotopi, qui ci sono dei numeri, ma non voglio darvi i numeri, ma l'importante è che capite questi concetti. Quando io lavoro con gli isotopi, essenzialmente sto lavorando sul nucleo. E quindi mi si dice che io faccio il fisico nucleare. Ok? Non che sono un extraterrestre, ma faccio fisica nucleare, perché lavoro con le proprietà del nucleo. Ci sono miei colleghi che fanno analisi del tipo atomico, cioè sono fisica atomica, cioè lavorano e si interessano degli elettroni come sono messi. Questa è la grossa distinzione. Quindi noi abbiamo interesse a fare cosa? A lavorare essenzialmente sul nocciolo, sul nucleo del mio atomo. Quindi andiamo a guardare quello. E in quello che cosa ci sono? Ci sono protoni e neutroni. Ok? Allora, che cos'è un isotopo? È un atomo in cui nel nucleo ci sono un numero di neutroni differenti. Facciamo l'esempio così capiamo subito. Considerate l'atomo di carbonio. Intanto fatemi dire una cosa.
Quando voi vedete, e ci fanno vedere questa cosa dalle scuole medie forse, la tavola periodica degli elementi, come è costruita quella tavola periodica degli elementi? È costruita a partire dagli elettroni sulle scelle, sulle strati più esterni. Cioè ognuno delle posizioni, carbonio, azoto, ossigeno, è messo lì perché c'è un numero di elettroni sullo strato più esterno, 6, 7, 8, e hanno fatto questa combinazione. A me vi ho detto interessa il nucleo, devo andare nel nucleo, vado per il nucleo, quello che trovo per esempio per il carbonio è che ci sono degli atomi di carbonio che hanno 6 protoni, altri atomi che ce n'hanno 7 e altri che ce n'hanno 8, cioè 6 neutroni, scusate. Quindi nel nucleo che cosa trovo? Che il numero di protoni è sempre fissato, quello che cambia sono il numero di neutroni, 6, 7 e 8. Questi elementi, questi atomi dello stesso elemento, ma che hanno un numero di neutroni differenti, li chiamo isotopi. Questo è l'oggetto su cui stiamo lavorando. Quindi nel caso del carbonio che vedete qui, qual è la situazione? Che abbiamo l'atomo di carbonio 12, l'atomo di isotopo di carbonio 13 e l'isotopo di carbonio 14. Qual è la differenza? Nel numero rosso scuro che vedete lì, 6 e 6, 6 protoni e 6 neutroni, 6 più 6 fa 12, 6 e 7 fa 13, 6 e 8 fa 14. Quindi avete il carbonio 12, il carbonio 13 e il carbonio 14, sono gli isotopi del carbonio. Ok? Quando si parla di isotopi, altra distinzione fondamentale che dovete fare è quella che sta scritto in questa riga, stabili o radioattivi. Che significa stabili? Stabile significa quando avete un isotopo e lo lasciate lì indisturbato, attenzione, indisturbato, che rimane lì, non si muove e così via, lui rimane sempre lo stesso. Quindi se io sono carbonio 12 e nessuno mi dà fastidio, non mi fanno fare nulla, nessuno mi dà fastidio, io in eternità, rimango carbonio 12. Lo stesso vale per il 13, che sono per esempio i due atomi stabili del carbonio, mentre il carbonio 14 che cos'è? È un isotopo radioattivo. Che significa? Che è un isotopo radioattivo che nel corso del tempo non rimane sempre se stesso, anche se lo lasciate indisturbato, ma si modifica e diventa un altro isotopo, diventa un azoto 14. Quindi il carbonio 14 è instabile perché da solo non può rimanere e se rimane da solo subisce un processo che si chiama di decadimento radioattivo che lo fa diventare un altro isotopo, azoto 14. Sono due famiglie completamente differenti che voi dovete trattare in maniera completamente differente. Sapete bene il carbonio 14 quando lo possiamo usare nei beni culturali, datazione e così via. Oggi non ci soffermeremo molto, se quasi nulla, su questo, ma soffermeremo la nostra attenzione su questi due, sugli isotopi stabili. Vi dico solo una cosa sul carbonio 14, dico una cosa adesso e una cosa dopo. Attenzione che di carbonio 14, cioè il suo numerino in basso a destra, ce n'è veramente poco. Mi spiego che cosa voglio dire quanto è poco. Che se suppongo che in questa stanza ci sono isotopi carbonio 12, carbonio 13 e carbonio 14, io trovo il carbonio 14, un atomo di carbonio 14 ogni 1.000 miliardi di carbonio 12. Cioè come se avessi in questa stanza 1.000 miliardi di palline rosse, che sono il carbonio 12, e c'ho una pallina bianca che è il carbonio 14. Quindi in un campione moderno io devo essere abile, e di qui di nuovo la seconda sezione, ho bisogno di metodi di relazione tali che di essenzialmente andare a contare la pallina bianca su 1.000 miliardi di palline rosse. È quello che si fa utilizzando l'acceleratore di particelle. Quindi si utilizza l'acceleratore proprio per avere questa altissima sensibilità. Una parte su 1.000 miliardi, una parte su 10.000 miliardi. Questi sono, come dire, i conteggi che facciamo. Contiamo un atomo in una stanza in cui ce ne stanno 1.000 miliardi, 10.000 miliardi diversi. Questo è uno degli elementi che dovete ricordare del carbonio 14, che vi giustifica perché abbiamo bisogno di un acceleratore di particelle. Quindi che cosa abbiamo fatto? Ma ritorniamo agli isotopi. Per cui capite che la mia tavola periodica degli elementi si traduce in una tavola periodica che si moltiplica, perché la casella del carbonio, che è quella che vedete qui, in realtà non è una sola casella, ma quando considero gli isotopi sono tre caselline. La casella dell'azoto diventano due, quella dell'ossigeno diventano tre, e quindi potete far venire fuori una tavola periodica di elementi che è più o meno questa. Per il numero di elementi isotopi si moltiplica a dismisura. Vi faccio presente che qui in basso a sinistra c'è sta carbonio, azoto e così via, cioè
moltiplichiamo per molto il numero di isotopi che possiamo lavorare, di atomi che possiamo lavorare. A noi cosa interessa per i beni culturali, ma anche per molte altre applicazioni? Quelli che noi chiamiamo al momento isotopi più leggeri, in realtà poi ci allarghiamo un pochino. I leggeri leggeri sono quelli che vedete qua, l'idrogeno, gli isotopi dell'idrogeno, quelli del carbonio, quelli dell'ossigeno, quelli dell'azoto. Dopodiché, soprattutto nei beni culturali, ci allarghiamo allo stronzio, che ha un numero di massa 87-86, che è uno degli altri elementi su cui parleremo oggi, però comunque non andiamo all'uranio, che ha un numero di massa molto più alto, diciamo, ci muoviamo nel molto light, nel molto leggero, e dividiamo ancora una volta tra isotopi stabili, che sono quelli che vedete nella tabella superiore, e isotopi radioattivi, che sono quelli sotto. Per darvi, vi ho già detto prima, carbonio 12, carbonio 13 e carbonio 14. L'idrogeno che cos'è? Quali isotopi conosciamo? I nomi li conoscete tutti, idrogeno, deuterio e trizio. Idrogeno e deuterio sono stabili, il trizio è radioattivo. E così potete fare per tutti. Ok. Adesso, per come dire, focalizzare il nostro discorso, io mi focalizzerò solo e soltanto sugli isotopi stabili, quindi su questa parte che è nella parte superiore. E vediamo che cosa possiamo dire. Vi ho detto, se gli isotopi stabili rimangono da soli, in eternità non subiscono nessuna variazione. Ok? Quindi un carbonio 12 rimarrà in eterno carbonio 12. Però qual è la differenza? Che ci sono isotopi stabili che nascono da isotopi radioattivi, che chiameremo isotopi stabili radiogenici, cioè il carbonio 14 nel momento in cui decade diventa azoto 14, da instabile è diventato stabile, e quello è un classico isotopo radiogenico. Ci sono invece altri isotopi stabili, che sono quelli che a noi interessano, che sono gli isotopi non radiogenici, cioè quelli che sono stati formati nella nucleosintesi iniziale. Si sono formati e sono quelli che noi chiamiamo stabili nel senso vero, così come vi ho detto prima. Quindi, di per sé, se io rimango a questo concetto di isotopi stabili, l'interesse è scarsissimo. Perché se tu sei la stessa, ricordatevi che questo lo dice un fisico, che le cose interessanti sono le variazioni, non le persone che rimangono sempre uguali. Quindi, se io rimango sempre carbonio 12, non mi dai informazione, perché non cambio mai nel corso del tempo. Ma che cosa succede? Che ci sono dei processi, e ritorniamo alla frase iniziale, che in realtà fanno sì che questi isotopi, o se volete quello che vedremo adesso, i rapporti, cambiano per effetto di questi processi. E qui c'è il nocciolo della situazione. Perché se io vado a guardare la situazione statica, cioè quella in cui non cambia nulla, che cosa mi devo aspettare, per esempio? Mi aspetto che di carbonio 13 ce n'è 1 su 100 e di carbonio 12 è 98 su 100. Quindi vado a considerare quello che si chiama rapporto isotopico. Così vi do un po' di nomenclatura su quello che trovate nei paper. Rapporto isotopico. Che cos'è il rapporto isotopico? È andare a contare quanti carbonio 13 e quanti carbonio 12 ci stanno e fare il rapporto. Quindi se io faccio il rapporto banale 1 diviso 98, che vedete qui, trovo 0,0112. Se non cambia mai nulla, io devo trovare sempre 0,1112. Cioè, questa è l'informazione che, se volete, banale. Questo lo potete fare per il carbonio, l'azoto, l'idrogeno, il deuterio, tutti quelli che volete. Quindi stiamo imparando in termini di nomenclatura una cosa, che non ci interessa l'isotopo, ma già il rapporto fra isotopi. Quindi già siamo passati dal singolo, 12 o 13, ma già il rapporto fra di loro. E in più, quello che trovate in letteratura, nei paper e così via, oltre al rapporto isotopico, trovate quest'altra notazione, che è la notazione che si chiama delta isotopico. Che cosa si fa? Sì, che poi è una cosa che facciamo sempre nella vita, ma non ce ne accorgiamo. Compariamo questi rapporti isotopici nel nostro campione, che è quello che vedete qui, R nel campione, con una grandezza di riferimento, con uno standard di riferimento. Ok? Quindi io che faccio sempre? Vado in un campione, vado a misurare 13 e 12 e faccio il rapporto, vado in uno standard, misuro 13 e 12 e li comparo assieme. Ok? Questa cosa la faccio perché è come quando io misuro l'altezza. Se vi dicessi quando siete alti, voi che cosa dite? 1,70 m. Implicitamente, voi che state facendo? La comparazione con uno standard che è il metro che si trova a... Eh sì, io sono 1,7 volte quello standard.
Se volete la stessa operazione che fate qua, pigliate uno standard di riferimento, misurate il rapporto isotopico, lo comparate con quello del campione e ottenete il delta isotopico. Dopodiché la moltiplicazione si chiama anche delta per 1000, perché si moltiplica per 1000 perché in qualche modo vi scocciate di scrivere 0,0001 e quindi scrivete 10, 11 che è più facile. Questa è tutta la motivazione, la moltiplicazione per 1000, non è che ci sta proprio tanta scienza dietro. Però quello che trovate sui paper o sui lavori o nella scrittura è questo delta isotopico, che significa far riferimento a seconda se misuro carbonio, azoto, ossigeno, questi qua degli standard che sono quelli definiti qui dalla letteratura globale. Quindi sempre, ogni volta che trovo delta isotopico, che è questo, devo pensare che ho misurato il rapporto isotopico nel campione, va bene, e lo confronto con quello dello standard. Capite subito, non ci vuole molto, che se quello nel campione il rapporto è più grande dello standard, il delta è positivo. Se quello nel campione è più piccolo del standard, il delta è negativo. E quindi avete già un riferimento rispetto allo standard. Questa è la nomenclatura. Però che ci è rimasto appeso? Il discorso che vi ho detto. Se tutto rimane costante, non mi interessa nulla. Cioè, mi piace poco il gioco. In realtà, questo non accade. Perché abbiamo detto ci sono dei processi in natura di tipo chimico, di tipo fisico, che selezionano, che discriminano. Cioè nasce il cosiddetto frazionamento isotopico. Che cos'è questo frazionamento isotopico? È che dire, e adesso ne facciamo alcuni esempi così mi capite, a seguito di alcuni processi, fotosintesi, metabolismo, reazione, diffusione e così via, adesso lo vediamo caso per caso, l'isotopo carbonio 12 è trattato diversamente dall'isotopo carbonio 13, viene discriminato nei processi. Siccome sono trattati diversamente, che cosa mi cambia? Il rapporto isotopico. Perché? Perché comincio a dire succede sta cosa e in qualche modo ritrovo dei valori differenti. Ok? Se succede, se c'è questa discriminazione, c'è il fenomeno del frazionamento isotopico. Si chiama così, cioè questa discriminazione. Vediamo alcuni esempi. Un primo esempio che possiamo guardare, vediamo, è il processo di fotosintesi, no? Ci sono due modalità di frazionamento. Però vediamo prima l'esempio così mi capite prima e poi vi dico i nomi delle modalità. Processo di fotosintesi clorofiliana, quello che ci insegnano da piccoli mettendo il fagiolo nella scuola elementare, nasce la pianta e continua a crescere. Perché? Che cosa succede lì? Che c'è essenzialmente un passaggio del CO2 che sta in atmosfera grazie al sole attraverso le piante, viene metabolizzata e passa alla pianta. Ora che succede? Che la CO2, cioè il carbonio, gli isotopi di 12 e 13 in atmosfera, sono definiti in un rapporto. In un rapporto che ci fa dire che in atmosfera questo delta vale meno 8. Poi deve passare alla pianta, quindi c'è un processo di traslocazione da un comparto atmosfera a un altro comparto pianta. Quando passa alla pianta, a seconda delle piante che ho, io trovo un valore isotopico che è differente, da meno 13 a meno 28. Cioè ogni pianta, poi vi dico quali sono le selezioni, tratta il 12 e 13 in maniera differente. Ok? Se ho una pianta di mais, classica pianta, si chiama C4, che significa che in qualche modo, così come la immagino io, si scambiano i carboni a quadruple, quindi dovete immaginare quattro atomi di carbonio che vengono portati da una parte all'altra, discrimina il 13 diversamente dalla pianta di uva, che invece si scambia i carboni a tre atomi di carbonio insieme. Quindi io che cosa so? So che se avviene un processo di fotosintesi, a seconda della pianta io trovo un valore isotopico differente, ho marcato le matrici in maniera differente, cioè gli isotopi come markers, come leggete in alto, come marcatori. Ok? Ci siamo? Se ci sono dubbi, fermatevi. Poi, questo è un modo, ma capite bene che la stessa cosa succede quando noi metabolizziamo. Perché se io comincio a mangiare reazione chimica, la reazione chimica di metabolismo tratta diversamente gli alimenti, io mi ritrovo dentro un'informazione a seconda dell'alimento che sto mangiando. Cioè, che significa? Che se io mangio carne, mi porto dietro la marcatura isotopica della carne. Se io mangio pesce, mi porto dietro la marcatura isotopica del pesce e così via. Quindi cominciate a capire che c'è una relazione, e quindi la paleonutrizione, fra il processo di frazionamento che avviene nelle piante, che avviene nel metabolismo, e quello che posso trovare nel mio corpo. Altro isotopi come marker, vi faccio questo esempio,
se ci dicessero come siamo qui in questa stanza, ma anche a casa, no? Avete 10 secondi per passare nella stanza a distanza 200 metri. Secondo me chi è privilegiato? O se volete chi è discriminato? Evidentemente se io sono di massa grande, sono discriminato rispetto a uno leggero. Quindi è probabile che se ci danno 10 secondi, 10 secondi ci saranno i leggeri che arrivano da quella parte e i più pesanti che rimangono, che non ci arrivano. Quindi che cosa è successo? Che il rapporto isotopico 13 su 12 su questa stanza, a seguito del processo di diffusione, perché ci hanno fatto fare la corsa da una parte all'altra, è cambiato, nell'altra stanza trovo un rapporto isotopico differente, perché sono stati discriminati i più pesanti. I più pesanti hanno meno mobilità, avendo meno mobilità hanno essenzialmente una discriminazione in tutti i processi di diffusione. Questo è tutto ciò che accade nel processo di diffusione di un gas. Ci siamo? Quindi, ancora una volta, il processo è marcato dalla differenza dei rapporti isotopici. Quindi se vado a misurare il rapporto isotopico in questa stanza e nell'altra, posso capire che è successo il processo di diffusione. Ho capito che cosa sta succedendo. Allora vedete come c'è da percepire la potenza degli isotopi, che bisettano tutti i processi, tutte le cose che stanno succedendo. Un altro modo di far avvenire frazionamento isotopico è vedere gli isotopi come trace. Fatemi usare questo altro esempio che faccio sempre agli studenti. Di mattina voi vi fate il cappuccino. Ora, il colore del cappuccino dovrebbe essere più o meno beige. Ma cambia quel colore del cappuccino in funzione di cosa? Voi mi direste, quanto latte e quanto caffè metto dentro? Io vi dico, non basta. Perché il colore del cappuccino come risultato dipende anche da quanto è bianco il latte e da quanto è nero il caffè. Cioè, se fate il cappuccino con caffè italiano e con caffè americano e con la stessa quantità di latte, vi viene un colore differente. Ci siete? Allora, che cosa significa questo? Che se io mescolo, quindi scambio materia, fra due elementi, due sorgenti, che hanno marcature isotopiche differenti, che è il colore, non basta, quello che ottengo non è solo legato a quanto ce n'è di A e quanto ce n'è di B, che vedete in questa cosa, ma è legato anche a che colore ha, cioè la marcatura isotopica del primo e la marcatura isotopica del secondo. Quindi cominciate a mescolare, a fare scambio di massa. Lo scambio di massa fra due sorgenti che sono a marcature isotopiche differenti vi genera un qualcosa che dipende da quanto dell'uno e quanto dell'altro, ma dipende anche dalla marcatura isotopica dell'uno e dalla marcatura isotopica dell'altro. Vogliamo tornare in parola di nutrizione? Se io mangio carne e pesce che hanno due marcature differenti, isotopiche differenti, è evidente che il mix è legato alle loro due marcature isotopiche, ma anche a quanto carne e quanto pesce mette dentro. Cioè la relazione che si chiama mixing model mi dice che in matematica si direbbe media pesata e così via, è dire io ho A, sorgente A, concentrazione di A per il rapporto per delta isotopico di A, più quello di B per delta isotopico di B mi dà il delta isotopico di C. Cioè io che cosa posso fare? Come vedremo, misurando quello che ho in fondo, cioè nel mio corpo, nel reperto osseo, che cosa, qual è il rapporto isotopico, quindi io misuro delta C, posso, e so le marcature di A e di B, carne e pesce, so dire quanta carne e quanto pesce ha mangiato. Perché sto facendo l'operazione con gli isotopi. Attenzione, se lavorate solo con la concentrazione, questa informazione non l'avete. Perché avete solo la prima relazione, cioè avete solo l'informazione che abbiamo messo tanto latte, tanto caffè, ma non avete l'informazione sul colore e quindi non sapete dire bene il colore del risultato finale quale sarà. Se sarebbe chiaro. Allora abbiamo un'altra metodologia, un altro modo di fare, di utilizzare gli isotopi per definire i processi. Quindi che cosa stiamo imparando? Che in realtà il frazionamento isotopico è quello che ci definisce la discriminazione, ma noi guardando la discriminazione siamo in grado di capire che processo è avvenuto. Cioè ci facciamo la marcatura, abbiamo la possibilità di farci la marcatura di tutti i comparti in carbonio, in azoto, in ossigeno e quindi di fare poi, di seguire i vari processi che avvengono. Solo per darvi degli esempi, qui vedete la marcatura di vari comparti per quanto riguarda il delta isotopico del carbonio, cioè se io ho un carbonio in atmosfera mi misura meno 8, meno 10 come delta isotopico. Se ce l'ho nella pianta C4 è meno 13, se ho la pianta C3 è meno 24, se ho il carbonio 18 nell'acqua
dissolvere CO2 è meno 7, se ho il suolo posso definire, quindi io ho la marcatura di tutti gli ambiti. Se io ho la marcatura di diversi ambiti e passo da uno all'altro, so che è successo qualcosa. Ci siete? Ma questo lo potete fare anche per l'azoto. L'azoto dipende da tutti i processi, dal suolo, dal processo di nitrificazione, denitrificazione, da dove prendo il suolo e così via. Cioè posso ritrarre, quindi avere ancora una volta la marcatura dei vari comparti, abbastanza complesso, di tutti gli scambi di azoto. E poi vediamo in paleonutrizione che cosa ci sente. Con l'azoto, altra cosa che potete fare, perché è carina, lo facciamo nell'agroalimentare, capire se voi state coltivando biologico o meno. Ve lo faccio come esempio così capite. Se io ho una coltivazione biologica, che significa che su quella coltivazione di rubro non ho mai utilizzato fertilizzanti. Quindi, per esempio, il mio fertilizzazione è organica. Ora, la marcatura isotopica dell'organico e quella dei fertilizzanti è completamente differente. Se io nella rucola finale trovo la marcatura isotopica vicino a quella dei fertilizzanti, me la possono vedere anche come bio, ma io so che è fertilizzata chimicamente. E quindi noi facciamo l'applicazione dell'uso bio o non bio. Ma vi potreste anche divertire a vedere se il vino è annacquato. Perché se il vino è annacquato, l'acqua nel vino, voi dove ce lo mettete? Diciamo dal rubinetto, che ha una marcatura isotopica differente rispetto all'acqua piovana. Siccome c'è una marcatura isotopica differente, se io vado a fare la misura dell'isotopo ossigeno sul vino, sull'acqua del vino, e trovo che la sua marcatura è più vicina a quella del rubinetto invece che quell'acqua piovana, hanno annacquato il vino. Ma vi potreste, così ci siamo divertiti un po' a fare queste cose, capire se hanno messo dello zucchero per aumentare il tasso alcolico del vino. Perché? Perché se aggiungete zucchero da canna da zucchero, evidentemente è una pianta C4, che non è una pianta C3, quindi avete marcature isotopiche differenti e quindi gli zuccheri che vengono nel vino sono zuccheri adulterati. E quindi vi divertite. Ma che state facendo? State misurando il complesso definitivo e state capendo il processo che è avvenuto grazie al fatto che conoscete le sorgenti. Siete? Nell'azoto, altro elemento importante è quello che succede in catena trofica, perché questo lo utilizziamo molto nella dieta. Se io ho piante azoto fissatori, partiamo dal fondo, è evidente che l'azoto la loro prendono dall'atmosfera, perché sono azoto fissatori. Quindi la marcatura isotopica nel piselli, per darvi un'idea, in tutti i legumi, è quella dell'atmosfera, che noi consideriamo lo standard di riferimento, lo zero di riferimento. Tutte le altre piante hanno un non azoto fissatore che voi vedete qua, quindi hanno un valore isotopico dell'azoto più alto. Quindi già state facendo distinzione fra legumi e altre piante. Ma se io mangio il legume o mangio l'altra pianta, io sono in catena trofica superiore. Quindi gli erbivori, è evidente, sono in catena trofica superiore perché mangiano il livello precedente. E ogni volta che saliamo di catena trofica, l'azoto si aumenta il suo valore del delta di 2-3 per mille. Quindi, se io salgo di catena trofica tra erbivori, onnivori, carnivori, faccio un salto sia nell'isotopo dell'azoto che nel carbonio di 2 per 1000 e di 1 per 1000, cioè mi sposto verso l'alto, come vedete più o meno in questa slide. Quindi questo, poi vado all'uomo e così via. Quindi capite che io posso, quando salgo in catena trofica, devo trovare questi elementi. Allora, perché in paleonutrizione ho bisogno degli animali? Perché gli animali mi danno il set off, il cut-off di riferimento, e usualmente noi prendiamo animali erbivori, perché gli erbivori in qualunque momento della storia devono avere una dieta caratterizzata da quel valore di delta 15 e delta 13. E quindi devono stare lì in questo quadro interpretativo che poi alla fine tiriamo fuori. Se io sono umano, devo avere un valore isotopico che in qualche modo è troficamente superiore a quello degli erbivori. Quindi non solo mi caratterizzo il sito e mi vedo se ci sono elementi di diagenesi, ma posso precisamente fare questa operazione aggiuntiva. Sì. Ci siamo? Sull'ossigeno. L'ossigeno ovviamente è legato all'acqua. Quindi, se volete, carbonio e azoto è ciò che mangiamo, l'ossigeno è ciò che beviamo, detto proprio banalmente. Ma mi piace sottolineare che non solo è legato all'acqua, è legato anche alla posizione in cui siamo, perché voglio solo farvi seguire questo giochino, che è un giochino che vi permette di capire ancora di più il frazionamento. Se io ho l'acqua dell'oceano nel processo di evaporazione, quindi diventa da liquido passa a essere solido e quindi diffonde. Nella diffusione, che abbiamo detto che prima, chi era avvantaggiato? Il più leggero. Quindi che cosa succede? Che il delta isotopico nell'acqua dell'oceano rispetto a quella che sta salendo
è avvantaggiato in quella che sta nel 16 ed è l'ossigeno 16, è svantaggiato l'ossigeno 18 perché è più pesante. Ci siete? Quindi già trovo una differenza fra livello del mare e altura, la parte più alta della nube. Dopodiché arriva vento e si spostano, ancora processo di diffusione. Quindi dal sito A al sito B, quando diffondo, ancora una volta io che trovo una discriminante rispetto a più leggero. Quindi già dal punto A al punto B, latitudini differenti, va bene, posso trovare variazioni nel rapporto isotopico dell'ossigeno. Dopodiché a un certo punto c'è addensamento, nuvole e piogge. Chi cade primo, il più pesante e il più leggero? Ovviamente per gravità cade il più pesante. Quindi io mi ritrovo che la pioggia è marcata isotopicamente rispetto alla nuvola con maggiore crescita di 18. Allora capite che state seguendo i processi. Siete in grado di seguire il processo. Siete in grado di collegare la posizione con la misura del rapporto isotopico. Quindi stiamo facendo questo lavoro in più. E questo vi permette anche di fare le mappe di, si chiamano isoscape, di differenziazione del rapporto isotopico dell'ossigeno e del deuterio sull'intera superficie terrestre. Altro elemento che sta venendo di voga, non vado molto oltre perché altrimenti vi annoio, è lo zolfo, che ha le stesse caratteristiche, anche lì possiamo guardare i reazionamenti isotopici in tutti i processi, in tutti i ciclo dello zolfo, e che viene utilizzato sia per la parte di migrazione e provenienza che per la parte di nutrizione. Poi arriviamo allo stronzio, questo la salto perché altrimenti pure il radiocarbonio, poi dopo se è quasi ve lo dico. Sui processi, quindi, fin qui che cosa vi ho detto? Che siamo di fronte a frazionamento isotopico. Quindi abbiamo capito che noi ci sono dei processi di natura chimico-fisica che selezionano, che discriminano. Per essere in grado di misurarli dobbiamo avere gli elementi, i rilevatori che discriminano. I rilevatori che discriminano, e vi faccio solo questa differenziazione, si differenziano a seconda se noi misuriamo isotopi stabili e isotopi radioattivi. Gli isotopi stabili si misurano con la spettrometria di massa isotopica o convenzionale. Questo per darvi anche la nomenclatura. Se voi misurate in carbonio 14, invece misurate con la spettrometria di massa con acceleratore. Le sigle, una è in partenza IRMS, o SIA anche detta, SIA in inglese, o AMS. Quindi se voi volete lavorare con gli isotopi stabili, noi parliamo sempre di questo oggetto qua. Ok, se invece lavorate con gli isotopi radioattivi, parliamo di AMS, anche per farvi proprio vedere già dall'abstract di un lavoro. Voi sapete anche la metodologia che stanno utilizzando, sapete anche che cosa stanno facendo. E quindi hanno caratteristiche differenti, ma questo vi faccio vedere le foto, è un acceleratore di particelle, uno degli N acceleratori di particelle per cui si può lavorare. Queste sono le linee di propagazione, questo è uno spettrometro di massa, bello e aperto, perché a noi ci piace entrarci dentro e far capire bene, perché poi dietro ci sta tutta la fisica di perché funziona così, ma non ci vado oltre. Invece una cosa su cui voglio soffermarmi è questa. Allora, tutte le misure isotopiche, io l'ho cominciato a dire per il radiocarbonio, ma a questo punto lo dico per misure isotopiche, non sono una scatola nera. Cioè, io non accetto il discorso del tipo, io sono archeologo, prendo il reperto osseo, te lo mando, tu sei una bella scatola nera che si chiama laboratorio, mi dai i numeri, nel senso, sperando che non dai i numeri, mi dai i numeri, mi dai i valori, i risultati delle misure, io li interpreto come mi pare. Ora, questo gioco deve essere tolto di mezzo. Noi dobbiamo essere in grado di cominciare a lavorare, perché questo ritengo sia vero valore aggiunto, insieme come gruppo di lavoro, quindi la parte degli archeologi, la parte degli storici, la parte dei paleopatologi, degli antropologi, degli isotopisti e così via, dall'inizio. Cioè dalla storia del campione, adesso diciamo due considerazioni su questo box, cioè dalla domanda archeologica, che cosa voglio sapere? Perché se quella cosa non è chiara, non sarà mai chiaro mai quale risultanza possiamo ottenere. Poi ci sarà la parte di investigazione del campione, che significa prelievo e misura, e poi ci sarà la parte importante di interpretazione. Ora queste tre fasi vanno fatte insieme dal gruppo di lavoro. Allora dobbiamo cominciare a dire che ci sta lo scavo quando si fa un prelievo o si intende, si è prima seduti, abbiamo detto qual è la domanda a cui vogliamo rispondere, questa, vogliamo fare questa indagine, allora conviene prendere questi campioni, conviene prenderli facendo una razionale scelta. Quindi diventa fondamentale il recupero del campione e la strategia di campionamento, che attenzione non è come devo prendere il campione ma con le mie mani contamino, quello sugli isotopi non fa nulla, lo voglio chiarire.
Come prendere il campione? Lo prendi, se proprio vuoi essere bravo, gli fai una spazzolata, manco con la spazzolata nel senso vero, la metti in una bustina e lo dai, e lo metti da parte. Ok? Quindi non c'è un problema di contaminazione con le mie mani. Poi se vuoi utilizzare per tuo punto di vista un guanto, va bene. Però non c'è nessun tipo di problema. La scelta vera è che tipologia di campione prendo, perché lo prendo da quello strato, perché faccio la scelta di due campioni che sono posti in orizzontale piuttosto che in verticale, qual è la motivazione, che cioè dovete avere per ogni campione cui facciamo la misura, che domanda deve rispondere. È su questo che dobbiamo crescere insieme. Dobbiamo crescere nel senso di avere la possibilità di lavorare insieme e insieme far crescere questa cultura, me lo dico soprattutto ai più giovani, perché è qui che c'è il vero, come dire, cambio. Perché se pensate bene, di solito io lo posso fare su una serie di campioni che sono differenti, perché posso lavorare con i reperti ossei, ma con i denti, adesso ci fermiamo, soffermiamo tutte le informazioni che ci possono dare, dentina, denti e così via, sull'organico che trovo nei vasi, quindi i vasi di cottura che hanno all'interno gli organico, lo posso fare sui marmi, perché di solito questi marmi vi dicono essenzialmente la provenienza della cava, quindi se io trovo la statua marmorea, potrei pensare di solito insieme a altre misure, sezioni sottili, misure di geologia, se quel marmo è di Carrara piuttosto che del Peloponneso. Oppure sulle malte, su cui ci stiamo divertendo negli ultimi decenni a giocare per fare la datazione a carbonio, a radiocarbonio delle malte, e così via. Quindi il problema è che per ognuno dei campioni dobbiamo sapere nel contesto di scavo perché lo prendiamo e quindi che risposta vogliamo dare e quindi come trattarlo, perché ognuno di questi campioni è differente. La sottolineatura che voglio fare è che, attenzione, noi abbiamo bisogno di micro campioni. Vi do delle indicazioni, ma per fare una misura di paleonutrizione sul reperto osseo, io ho bisogno di un grammo o due grammi di reperto osseo, cioè non c'ho bisogno della mano o del femore per intero, ma mi basta un pezzettino così piccolo. Ok? Per fare la misura su un carboncino, ma noi l'eravamo anche con 300 mg, con 500 mg, quindi il carboncino che è infinitesimale, possiamo anche lavorarci sopra. Quindi non è una questione, la misura è, attenzione, microdistruttiva, e non recupera di più il campione, però è microdistruttiva. Quindi non c'è bisogno di avere quei campioni mega su cui lavoriamo, ma tutti i campioni sono dell'ordine dei grammi, milligrammi o microgrammi. Quindi stiamo lavorando con queste dimensioni. Le applicazioni sono tante, ma io prima di parlare di applicazioni, perché poi possiamo divertirci, vorrei intanto, come seconda parte, avere questa ultima parte del lavoro, mettervi un pochino, qualche pulce nell'orecchio, su delle applicazioni innovative che stiamo facendo, che stiamo portando avanti. Quindi salto un po' di roba che stanno qua, però questo lo voglio dire, prima dico questo, perché mi serve per dopo, per le applicazioni innovative. E allora, qual è l'approccio che voglio avere? È che se io ho un reperto osseo, io sono in grado con gli isotopi di avere una serie di informazioni. Però del reperto osseo io posso recuperare una parte organica, una parte inorganica. Cioè, detto diversamente, il reperto osseo è fatto da due parti, inorganico e organico. Io dall'organico, dall'inorganico, posso tirare fuori informazioni differenti. Come vedete in questa slide, se io parlo di organico, che usualmente si chiama collagene, la parte organica dell'osso, fuori la datazione, la dieta e la provenienza, quindi posso fare tutti questi lavori che sono qui. Facendo cosa? Utilizzando l'isotopo del carbonio 13, l'isotopo del carbonio 15, l'isotopo dell'azoto 15, l'isotopo del carbonio 14, l'isotopo dello zolfo o l'isotopo dello stronzo. È ovvio che sulla parte inorganica dell'osso pure posso fare misure. Posso fare misure differenti, posso fare misure rispetto a quello che è prima, quindi le provenienze, le migrazioni con l'ossigeno, e poi vi darò un'indicazione, un warning, ma anche misure di stronzio, di calcio, lantane e così via. Cioè posso pensare di utilizzare tutto dal punto di vista top. Noi quello che facciamo, siamo essenzialmente in questa zona qua, più la parte di stronzio, per darvi l'idea, perché lavoriamo con gli elementi più leggeri. Ma se c'è il dente, solo per darvi, come dire, alcuni campioni di prima mano, perché il carboncino è abbastanza facile, ma sui denti che cosa posso fare? Posso lavorare con le due parti fondamentali del dente, con lo smalto e con la dentina. Perché la dentina, che è questo pezzo qua che figura, vabbè, ma molti lo sanno, questa parte qui, è
qualcosa che ha dei tempi di turnover, diciamo, differenti rispetto a quello che è lo smalto, che si forma in un periodo della vita di formazione e poi smette. Quindi già percepite che ci sono informazioni differenti fra smalto e dentina, perché sui denti io posso ottenere una sui denti permanenti, dal che cosa succede, come vedremo, man mano che si formano nei primi anni di vita, oppure sull'analisi topica delle ossa posso invece sapere la dieta negli ultimi o negli ultimi 15 anni di vita. Cioè dobbiamo tenere conto che ogni matrice ha un proprio tempo di turnover. Ok, cioè non è la stessa cosa che il lavoro con uno e con l'altro, ma devo capire sempre nell'ottica di dire qual è la domanda che ci stiamo facendo. Quindi ossa e denti posso fare varie cose, quindi con isotopi del carbonio e l'azoto piglio sul collagene, ottengo la dieta, ma posso fare anche l'isotopo dell'ossigeno e ottengo l'analisi paraclimatica, posso fare con lo stronzio dell'ossigeno l'analisi della mobilità e migrazioni, cioè posso combinare sia sull'osso che sui denti queste informazioni. Perché ovviamente l'obiettivo mio è sapere la dieta, ma in fondo non è che è poi così interessante sapere la dieta. Cioè che mangiavano mille anni fa, che cosa mangiavano? Sì, vabbè, può essere interessante, ma fino a un certo punto. Il mio vero obiettivo, che è la cosa che mi diverte, è cominciare a capire come vivevano. Cioè la domanda vera che io mi faccio è, in un ambito, in un contesto, in un periodo, in una... come vivevano, cioè come collegare la dieta all'economia, allo stato sociale, al sesso, alle condizioni, ai contatti con altri popoli, ai comportamenti. E questo è l'obiettivo che abbiamo per fare questa cosa. E quindi la nutrizione diventa uno degli elementi del puzzle che ritorna qui il discorso. Vedete, non uso il termine molto disciplinare perché non mi piace, cioè, perché questa cosa è abusata. Di gruppo, di ricerca, di attività comune, chiamatelo come volete, perché è qui che nasce il valore aggiunto. Ma voglio andare, tanto poi questa cosa qui l'abbiamo in qualche modo interpretata, sullo stronzio che vi dà informazioni sulla migrazione, gli isotopi dello stronzio. Perché ricordatevi, per dirlo in breve, gli isotopi dello stronzio usualmente noi lo facciamo sullo smalto dei denti. Ok? Quello è la matrice più affidabile per fare isotopi dello stronzio. Quella matrice che cos'è? È una matrice che si forma negli anni di formazione del dente, dopodiché quindi gli anni di vita iniziali, e poi non ha più turnover. Allora questo che significa? Che se io riesco a misurare l'isotopo dello stronzio nel dente, va bene, di un individuo, e lo confronto con l'isotopo dello stronzio del dente di un animale che io so che è stabile in un posto, mi siete? Allora, questa è la misura più affidabile dal mio punto di vista che potete fare, perché state facendo cosa? State confrontando un animale che vi dà l'informazione localizzata, cioè di quel sito, qual è la marcatura geologica, perché ricordatevi, lo stronzio nasce dalla geologia del posto. Quindi lo stronzio lo trovate nel terreno, nei suoli, nelle rocce, nella geologia del posto. Quindi io col dente dell'animale marco il territorio, fatemi dire così, con l'individuo io essenzialmente vado a vedere qual è la sua marcatura, dove è nato. Poi posso misurare l'isotopo dello stronzio eventualmente nelle ossa, ma devo stare più attento perché è più complicato farlo. Però è chiaro che il confronto fra la marcatura isotopica dello stronzio nello smalto dell'uomo e quello nello smalto dell'animale mi dice cosa? Se quell'uomo e quell'animale sono dello stesso territorio o meno. Quindi io se quell'uomo l'ho trovato in un territorio dove sta l'animale e ciò marcature isotopiche differenti, io capisco che lui è nato da una parte ed è arrivato nel posto. Ok? Questa è una modalità abbastanza certa. Attenzione, non vi ho detto è nato da quel posto. È nato da una parte differente da quella, perché la prima risposta che riusciamo a dare è se è o non è di quel posto. Dopodiché la seconda attività che si può fare è confrontare il nostro rapporto isotopico dello stronzio sullo smalto dei denti, va bene, con dei database che sono in letteratura. Ci sono due database, SR ISO, dopo c'è il riferimento, SR ISO, e c'è un lavoro del 2020-19-20 di Duglie e altri, che sono entrambi, diciamo, presentano database di cosa? Di rapporti isotopici dello stronzio su matrici differenti presenti nei vari contesti territoriali. In realtà l'uno è più ampio perché ha raccolto tutte le informazioni, ha fatto il database di tutto ciò che è pubblicato sull'intero Mediterraneo, SR ISO. L'altro è più contenuto perché lavora sull'Italia.
Ok, sull'Italia, parte dell'Italia. Quindi, che cosa potrei fare? Ho misurato il rapporto isotopico dello stronzio nel smalto del mio individuo. Lo potrei teoricamente confrontare con quello del database della zona. La zona dove ho ritrovato l'individuo, la zona che è diversa. Quello che vi può capitare è che la marcatura isotopica non è univoca, cioè che ci sono diverse zone che hanno la stessa marcatura isotopica dello stronzio. E quindi è bene aggiungere eventualmente l'ossigeno, tenuto conto però che l'ossigeno, come potete leggere ormai da un paper molto carino di Mauro Pellegrini del 2015-17, è nel rapporto isotopico è molto più critico in termini di informazione rispetto alla migrazione rispetto allo stronzio, cioè lo stronzio è molto più affidabile perché c'è il turnover, l'ossigeno è dipendente da molti fattori e quindi avete più criticità nel riuscire ad utilizzarlo come elemento identificativo della migrazione. Però questo è un altro strumento potente che stiamo utilizzando. In Puglia, solo per dire, noi stiamo facendo le misure di rapporto isotopico con Paul Arthur, di stronzio anche oltre il carbonio e azoto, è chiaro che noi abbiamo trovato nel Salento delle marcature isotopiche che, se le affrontiamo rispetto a quelle che sono i database di riferimento, non sono di quella zona. Ok? Quindi campioni trovati in alcuni siti del Salento sembrano essere sicuramente del Salento, però poi la domanda è stata di Paul, ma di dove sono? E gli ho detto, guarda, guardare i database di riferimento è che questi potrebbero essere sia dell'Alta Puglia, zona Vieste, confine con la Basilicata e così via, ma anche dell'altra parte dell'Adriatico. E la cosa anche su cui stiamo studiando, ma non c'è Paul collegato, ma se no mi picchiavo questa cosa, ma è che anche gli animali hanno un rapporto isotopico dello stronzio differente rispetto a quello dei database della zona. Quindi anche gli animali non sono più identificativi della zona. L'archeologo, per caso, mi dice, ma guarda che può essere quello che si portavano gli animali dietro o venivano spostati da una parte all'altra. E qui, dove andiamo, non lo so, è una cosa che stiamo studiando e stiamo cercando di capire, per darvi l'idea di che cosa, qual è lo stato dell'arte in alcuni contesti. Due cose, salto tutto questo, due cose finali su quelle che possono essere le metodologie innovative, perché poi discutiamo e quindi le applicazioni le sappiamo. Noi stiamo portando avanti tre piloni di ricerca che sono innovativi, che si stanno diffondendo in questi ultimi anni nel settore, diciamo, degli isotopi applicati soprattutto ai beni culturali. Il primo è quello della compound specific sugli aminoacidi, che adesso vi spiego che cosa fa di più. La seconda è quella sull'analisi della dentina incrementale, e vi do anche più qualche indicazione, se mi lasciate veramente 10 minuti. E infine l'utilizzo di database e di metodi statistici avanzati per tirare fuori informazioni da una mole di dati più ampia. Su queste tre cose noi come gruppo di ricerca, in realtà anche col gruppo di ricerca di Maria Tafuri, stiamo lavorando, perché sono le cose, come dire, mentre fino a tutto quello che vi ho detto fin qui è standard, è vero, ho solo cercato di farvi entrare nel processo, queste cose sono cose degli ultimi 5-10 anni, una cosa di questo tipo, che stanno venendo fuori. E quindi voglio raccontarvele come spunto, come indicazione. Allora, quello della compound specific, che è nato un po' prima, facendo cosa? Vedete, non è solo il rapporto isotopico, ma si chiama compound specific, come se fosse un'analisi specifica, dei composti specifici. È nata quando Evershed, insomma, un gruppo in inglese, ha cominciato a lavorare sui residui organici all'interno dei vasi di cottura. Nel vaso di cottura, quello che dovete immaginare è che c'è il residuo organico che si mette nei pori. Allora io posso in qualche modo analizzare questo residuo organico nelle vasi di cottura e cominciare a capire se all'interno di quel vaso di cottura c'ho un acido grasso di un tipo, palmitico, diverso da un altro tipo. Cioè comincio a dire che cosa è stato cotto qua dentro, un acido grasso tipo vegetale o animale. Quindi state raccogliendo informazioni sull'abitudine alimentare partendo dai reperti organici del contenuto di vasi di cottura. Quello che invece stiamo andando a fare noi è quella che si chiama l'analisi della compound specifico degli aminoacidi, che è un discorso diverso, che parte da questi presupposti. Tutto quanto vi ho raccontato fin qui sulla possibilità di fare paleonutrizione, quindi capire l'alimentazione terrestre, marina e così via, C3, C4, in realtà c'ha dei buchi, nel senso che non riesce a darci delle informazioni precise in alcuni contesti. Vi ho fatto qui solo alcuni esempi.
Per esempio, il carbonio, come vedete da questo schema, entra nella nostra dieta, cioè il pool di carbonio entra nella nostra dieta attraverso lipidi, proteine e carboidrati. Quindi io il carbonio che ho nel mio reperto, nel mio collagene, quando lo misuro tutto intero, io in qualche modo misuro quello che viene da lipidi, quello che viene dalle proteine e quello che viene da carboidrati. Non c'è distinzione tra queste tre matrici. Mi siete? Quindi che cosa posso fare? Posso cominciare invece a dire, faccio un'analisi di gas cromatografia, cioè separo le fasi e misuro i rapporti isotopici di ognuna delle fasi. Per cui io so l'ingresso di carboidrati differenziato dall'ingresso di lipidi e differenziato dall'ingresso di proteine. Mi siete? Cioè sto zoomando in maniera molto più dettagliata rispetto a quello che è la misura che faccio invece quando prendo tutto insieme. Quindi sto avendo una misura molto più definita e dettagliata. Altro elemento, quando noi mangiamo qualcosa, vi ho detto, cioè il metabolismo ci porta a frazionamento isotopico. Allora, la valutazione di quelli che sono tutti gli effetti metabolici di rapporto dieta-consumatore, cioè l'offset, che è, perché se io mangio una pianta C3, la marcatura isotopica è completamente C3 o nel metabolismo cambia qualcosa? Questa cosa la potete guardare, se la guardate come collagene per intero non riuscite a vederlo, ma la potete guardare grazie al compound specifico, a questa analisi. Oppure nel Mediterraneo la marcatura isotopica del pesce di mare è, sembra, dai database, da tutte, sembra essere differente, come vedete, è a un valore più basso rispetto a quello che la marcatura isotopica in altri contesti. Vi voglio spiegare. Se volete andare a leggere le marcature isotopiche del pesce, scusate se faccio questa cosa indietro, se volete distinguere, quindi volete avere una chiave di lettura della paleonutrizione, se voi mangiate la parte di terrestre, state in questa zona del nostro grafico. Quindi avete un delta 13 intorno a meno 20, meno 22 e un delta 15 intorno a 8, 10. Se io mangio pesce non sto più qua, se mangio pesce di mare sto qui. Quindi i valori sono meno 13, 18, 16, 14, cioè vado nel reperto osseo, estraggo il collagene, misuro il rapporto isotopico del carbonio e dell'azoto, trovo meno 14, 14, sto in un punto lì, questa persona mangiava pesce. Ci siamo, come per darvi un'idea. Se invece mangio piante C4 e sto qua, questo è per darvi un draft molto semplice. Ora, nel Mediterraneo, la marcatura isotopica di questa zona, cioè il baseline, la marcatura del pesce da mare, nel Mediterraneo è più bassa rispetto a quella degli altri parti del mondo, altri mari. Questo l'hanno trovato in molti lavori. È chiaro allora che questa cosa non vi accorgete se voi avete l'informazione generale. Quello che stiamo cercando in qualche modo di fare, aggiungendo questa analisi di rapporti isotopici degli aminoacidi, e essenzialmente anche riuscire a marcare meglio quanta percentuale di mare c'era nella dieta, perché l'obiettivo è non ho più l'informazione globale, ma l'informazione per singolo comparto, proteine, lipidi, aminoacidi, e quindi ho una informazione molto più dettagliata sulla dieta, so andare molto più specifico nella dieta. Questa cosa è stata già applicata a Ercolano, da Silvia Soncini e altri, e quindi stiamo provando a farlo in molti altri contesti. E quindi qua sotto vedete, no? Allora i carboidrati possono venire, perché poi attenzione, ricordatevi che i carboidrati vengono da altri alimenti, le altre proteine vengono da altri alimenti. Per darvi un esempio, no? I legumi si portano dietro quelle che si chiamano aminoacidi essenziali. Se voi trovate quell'aminoacido, trovate quella marcatura, sapete che stavo mangiando esattamente i legumi, non una famiglia, ma sapete esattamente che cosa stavo mangiando. La seconda cosa che stiamo provando a fare è fare l'incremental dentine, cioè che cosa significa? Scusate se vado di fretta, ma mi sono accorto che ho preso un po' di tosse, ma poi dopo possiamo tornarci. La dentina, vi ho detto che si forma durante il tempo. La dentina, se volete, tanto per dare un'idea abbastanza pittorica, è un po' come l'anello dell'albero, cioè si porta dietro l'informazione che si forma man mano nel tempo, quindi si crea questa cosa, soprattutto quando voi andate nei primi anni di vita. Allora, qual è l'idea? L'idea è che se voi prendete questi molari, il primo, il secondo e il terzo, che quindi avete un range di tempo in cui questi molari vengono a formarsi, l'idea che cos'è? È quello di cominciare a lavorare sulle singole porzioni di dentina che si sono formate nel tempo e di andare a vedere il rapporto isotopico esattamente di quella piccola porzione di dentina. Cioè, se voi pensate di fare delle slice, così come le vedete in questa figura, voi potete muovervi da una slice a un'altra,
recuperare un campione e fare la misura del rapporto isotopico. Non so se è chiaro che cosa sto dicendo. Quindi che significa? Che voi riuscite a fare l'indagine a partire dalla dentina di che cosa è accaduto semestre per semestre con un modello statistico nel valore isotopico che voi state misurando. Quindi significa, per esempio, ci sono vari metodi. Un metodo è di tagliare, di pigliare il dente, fargli la sezione trasversale e di cominciare a fare la misurazione su vari punti della dentina. Quindi fare i punch su vari punti della dentina. Questo è un metodo. L'altro metodo, quindi faccio tutti questi punti. Ogni punto di questo che rappresenta, rappresenterà un semestre. O dovete fare un po' di modelli statistici, un po' di altre cose. Quindi abbiamo applicato queste metodologie che vi ho raccontato molto brevemente a due campioni, Pompei e Ostia, su molari, primi molari che venivano da entrambi i campioni, da entrambi i siti, con l'obiettivo di capire cosa. Ovviamente se andate sui bambini state pensando di fare cose, di capire lo spezzamento, di capire come sono cresciuti, cioè nei primi 10 anni, cioè di andare a vedere i primi molari e da capire come sono cresciuti nei primi anni di vita. Qui vedete le foto, non so se è chiaro, no? Questo è il dente, questi sono i punch che abbiamo fatto con i bisturi e sono microcampioni. Quindi noi lavoriamo su questi microcampioni e andiamo a misurare i rapporti isotopici. Qui in alto è misurato il rapporto isotopico delta 13 del campione PO e Pompei, OS e Ostia, non è che ci sta molta di fantasia, sull'uno, questi sono Pompei e Ostia, sono delta 13 e delta 15. Guardate questi delta 15. Ora, il delta 15 è informativo dell'avvezzamento. Perché? Perché se vi ricordate, io vi ho detto che quando salgo in catena trofica, il delta 15 aumenta. Ovviamente, il bambino che mangia dalla mamma sta in catena trofica ancora superiore. Quindi, finché il bambino mangia dalla mamma, sta in una zona di catena trofica che è ancora più alta rispetto a quella della mamma, dell'animale, dell'erbivore e così via. Ok, quindi quando io ho un valore di rapporto isotopico dell'azoto che decresce, che cosa sto vedendo? Che c'è lo svezzamento, cioè che il bambino comincia a non mangiare più dalla mamma. Allora, quello che vedete qui è la rappresentazione. Rispetto, non si vedono bene, ma questi, ognuno di questi puntini sono circa 6 mesi di vita, cioè sono un punch di quelli presi. Allora, che cosa ottenete? Vedete che all'inizio il valore del delta 15 è molto alto per entrambi, dopodiché a un certo punto comincia a scendere, quindi comincia a succedere cosa? Che la mamma comincia a spezzarlo, e siamo sull'ordine dell'anno, dopodiché finisce di dargli a mangiare qui, quindi a Pompei e Ostia siamo abbastanza come di certi, quindi abbiamo informazioni che lo spezzamento arriveniva dai 2 ai 2 anni e mezzo, cioè forse a Pompei un po' prima, forse un po' dopo, ma dai 2 ai 2 anni e mezzo. Dopodiché altra cosa carina che succede da questo grafico, questi non sono ancora pubblicati, ma ve li do. Che vedete, quello di Pompei, il signore di Pompei, fatemi dire così, man mano che cresce, vedete, la sua alimentazione, il suo delta 15 cambia. Quindi questi sono i punch successivi, mentre quello di Ostia rimane costante. Che vi sta dicendo? Che nei primi anni di vita, e qui siamo all'ottavo, nono, decimo anno di vita, il bambino, il signore di Pompei, ha avuto una variazione nella sua alimentazione, quindi è stato cominciato a trattare in maniera completamente differente rispetto a quello di Ostia. Perché ha cambiato di nuovo alimentazione, quindi è stato svezzato, ha finito di mangiare e poi perché è stato introdotto magari nella comunità e mangiava cose differenti. Invece quello di Ostia è un'informazione in più che fatto a tutto insieme non ce l'avevate. Quindi stiamo andando a prendere in considerazione informazioni molto più dettagliate grazie all'incremento al dentine, cioè andare a fare questa operazione. Ultima cosa che voglio mostrarvi è una serie di software, o se volete, di modelli, è venuto male, ma si chiama Resources, quello che noi andiamo a prendere, quello che vi voglio mostrare oggi, ma ce ne sono diversi, che vi consentono di fare cosa? Vi ricordate la storia del latte e caffè? Io che vi ho detto? Che io metto una quantità di latte e una quantità di caffè, uno c'ha la marcatura e l'altro c'ha la sua marcatura, e dopo misuro la marcatura del cappuccino con la concentrazione di cappuccino. Ci siamo. Carne, pesce, la marcatura della carne ce l'ho, quella del pesce ce l'ho, vado in individuo e misuro la marcatura isotopica del collagene. Ora la mia domanda è: ma se io conosco la marcatura isotopica del collagene, conosco le marcature isotopiche delle due source alimentari iniziali, 2, 3, 4, 5, quello che volete, posso conoscere quanto ce n'è di uno e quanto ce n'è di un altro? Cioè posso conoscere, posso fare, fatemi dire, il nutrizionista dell'epoca, cioè ha mangiato tante piante C3, tante piante C4, tanto marino, tanto terrestre e così via. Cioè ripartire e riutilizzare le cose al contrario. Dalle marcature isotopiche risalire alla quantità di
alimento nella dieta della popolazione. Quindi la popolazione mangia più dal marino, più marino di mare, di terrestre, perché la marcatura isotopica dei pesci di acqua dolce è diversa da quelle dei pesci di acqua salata, di carne di un tipo, di piante C3, piante C4. E questa cosa la fate come? Mettendo assieme in questi modelli, che sono modelli bayesiani, cioè sono utilizzati con statistica abbastanza avanzata, una serie di informazioni. Quali sono le informazioni? Ovviamente le informazioni sono i valori isotopici, cioè le misure sugli individui, consumer, i valori isotopici sugli individui, cioè su quelli che ho misurato. Uno, due, ovviamente più statistica faccio, più c'ho idea della popolazione che ho mangiato. I valori isotopici del baseline, del food, cioè di qual è il valore del isotopico della carne, del pesce, della C3, della C4, cioè di tutte quelle che sono le sorgenti alimentari. Quindi l'individuo di cui voglio sapere e le sorgenti alimentari, i loro isotopi e le sorgenti alimentari. Un'informazione su quelli che sono gli offset, cioè se io ingerisco la pianta, quanto devo tener conto che c'è la reazione metabolica rispetto a questa cosa, che sono standard di riferimento. Poi posso mettere dentro i valori, posso fare il discorso che vi ho fatto prima, sui macronutrienti, sui contributi di carboidrati, lipidi, cioè posso dire negli alimenti, un alimento legume è fatto da carboidrati, proteine e legumi, cioè gli posso dare anche informazioni molto più dettagliate su ognuna delle risorse alimentari che cosa c'è dentro, in modo tale che io sono in grado di poter veramente classificare la cosa. E infine gli posso mettere dentro quello che noi chiamiamo prior, cioè informazioni che mi vengono da altre materie, da altre informazioni. Cioè se mi viene a dire, Giuliano, che in quel contesto è impossibile trovare piante C4 perché noi archeologi non le abbiamo mai trovate, non è possibile e così via, io posso mettere dentro quell'informazione. So che sto facendo un push del mio sistema, però so che è un push che nasce da un'informazione molto importante che mi viene dall'esterno. Quindi ancora una volta il lavoro comune. Facendo questo, noi abbiamo creato una ISOMEDITA, che è un database di tutti i valori isotopici del medioevo italiano. Abbiamo un numero di, quindi abbiamo messo dentro una serie di valori, vi dico quanti sono, campioni presi da tutti i paper pubblicati in giro sulle comunità italiane. Ovviamente, come vedrete, un po' dalla mappa ci manca un po' il sud, ed è una cosa importante lavorare assieme. Però ci abbiamo dati per 2.264 campioni, significa 2.000 dati isotopici, abbiamo raccolto quindi tutti i dati in questi grossi database di campioni, 483 campioni zooarcheologici e 17 campioni di piante differenti, presi in vari contesti. I luoghi dove li abbiamo presi sono quelli che vedete qui, c'è molta Toscana, c'è molto Est, quello che mi manca molto è questa zona e quindi potrebbe essere molto interessante riuscire a riempirlo questo database di informazioni sul rapporto isotopici carbonio azoto sulle piante, sugli animali, perché evidentemente più lo riempiamo. Dopodiché cosa abbiamo fatto? Faccio vedere solo una cosa applicativa, oltre a quello di Capitanata che conosci bene, ma anche in Toscana, dove avevamo più siti, abbiamo messo assieme diversi siti della Toscana e abbiamo cercato di guardarli prima come insieme, come territorio. Qui mi viene una considerazione da fare. Queste analisi, se andate in letteratura scientifica, le trovate fatte anche per ambiti territoriali molto ampi. Ci sono gli inglesi che si fanno tutto il medioevo inglese o dell'Europa. Quindi sono ambiti territoriali molto ampi. Però secondo quello che ci stiamo convincendo è che i territori ampi non riescono a far nascere delle differenziazioni che non sono di sito, ma sono di regionali, come devo dire. Che secondo noi, quello che ci stiamo convincendo, è che dobbiamo lavorare su ambiti omogenei, omologhi, ma su ambiti regionali più piccoli. Cioè, noi lo stiamo facendo il rapporto Italia con Spagna, o Italia con Francia, o se volete Italia con Inghilterra, no? Per dire. Però è chiaro che probabilmente è più interessante, più intelligente fare la comparazione fra territori omogenei italiani e territori omogenei spagnoli. È quello che discuteva anche con Piros Castiglio. Quindi probabilmente la Toscana ha qualcosa a che fare con un pezzo della Spagna, ma non tutta l'Italia, che ha una storia differente anche nello stesso periodo di contesto storico, con tutta la Spagna. E quindi l'idea è di andare a fare questi lavori che sono, come dire, di ambito regionale. Solo per darvi un esempio, per esempio, qui abbiamo messo insieme la Toscana.
Se mettete la Toscana, allora con tutti i dati che voi avete a disposizione, trovate che ovviamente l'alimentazione in tutti questi siti è strettamente C3, quindi piante, C3 significa piante agricoltura, agricoltura classica, con una presenza molto minima di C4 e una presenza, se volete, qui più di pesce di acqua dolce che di pesce di acqua marina. E qui andiamo a vedere quali sono i siti, è ovvio che lì c'è il passaggio dei fiumi, c'è il passaggio delle indicazioni e quindi le trovate. Se andate a vedere sito per sito, la storia non cambia. Ma la cosa interessante è che ci stanno distinzioni, come vedete qui, nella proporzione del C4 fra un sito e un altro sito. Questi tre sotto, che siti sono? Sono, se volete, gli siti che gli archeologi definiscono più ricchi. Più ricchi significa che io ho fatto un'analisi dal punto di vista indipendente statistica. Che cosa vedo? Io ritrovo che c'è una quantità di alimentazione leggermente differente, soprattutto in C4, dove nei siti dove l'altra parte mi dice che sono quelli che hanno delle caratteristiche differenti. Non capite che si vengono fuori delle informazioni differenziate che ci permettono in qualche modo di incrociare i dati. E va bene, basta così. Grazie. Gli applausi di ferita. Allora, forse usciamo dalla modalità condivisione, giusto? Di qua. Vediamo, ho preso tutto. Diventa Teams. Teams. Devi togliere la condivisione. Di qua, forse. Poi anche spegni anche questo. Ecco. Adesso diciamo non vedete più il PowerPoint e vedete insomma chi sta parlando, ecco. Allora, mi pare che gli spunti siano davvero tantissimi, numerosissimi, soprattutto quelli appunto metodologici, quindi quelli relativi al campionamento, quelli relativi a quali possibili, come dire, elementi possiamo andare ad indagare. La lezione metodologica importantissima, secondo me, che è quella che parte dalla possibilità, dalla potenzialità anche che un singolo elemento, diciamo, organico può offrire, no? Il professore faceva vedere come dire, un singolo osso può essere interrogato in maniera, diciamo, appunto, globale, è il caso di dire. È assolutamente interessante anche gli ultimi spunti che dava il professore, mi riferisco in particolare all'accrescimento appunto e quindi dei denti, quindi della possibilità di andare a sezionare il dente, di andare a fare micro campionamenti all'interno delle varie fasi di crescita, di accrescimento appunto della dentina, per esempio. Quindi mi pare appunto che gli spunti siano numerosissimi. Ora, in base a quello che avevamo, diciamo, pensato di fare, diciamo, in base all'organizzazione che ci eravamo dati, mi piacerebbe provare innanzitutto a capire se i vari gruppi, diciamo, di ricerca che sono presenti vogliano intervenire in qualche modo, portando anche, interloquendo col professore, portando anche eventualmente la propria esperienza appunto di lavoro sugli isotopi. Personalmente una delle domande che porrei subito al professore è questa, cioè quanto rispetto ai baseline possiamo lavorare, perché mi pare che quelli siano fondamentali, baseline anche di tipo geologico. Quindi rispetto al territorio, ad esempio, Puglia, no? Su cui un po' tutti noi qui presenti stiamo lavorando e su cui ci stiamo confrontando, come procedere anche dal punto di vista dei campionamenti? Quindi praticamente sul campo cosa andare a campionare, cosa andare a prendere? Perché poi è di lì che riusciamo a fare appunto, a costruirci, chiamiamole così, quelle librerie con cui confrontarci, con cui poi andare a guardare, a capire il campione che andiamo ad estrarre, che tipo di campione sia. Quindi questa è una prima domanda che mi sembrava assolutamente, diciamo, interessante da porre al professore dal punto di vista sempre metodologico. E poi chiaramente, ecco, un altro problema che mi veniva in mente è quello legato, per esempio, lo dicevamo prima quando ne parlavamo in separata sede, rispetto ai carnivori, quindi rispetto agli animali
parlo chiaramente da archeozoologo, quindi rispetto ai carnivori, ecco, come riuscire ed eventualmente come provare a ovviare o quali animali andare ad interrogare, perché chiaramente sui diciamo, all'interno soprattutto dei campioni di età medievale che noi andiamo ad estrapolare, è chiaro che abbiamo a che fare soprattutto la gran parte sono erbivori, oppure appunto come nel caso del maiale con una dieta molto particolare. Diciamo i carnivori sono pochi, se non i cani quando ci capitano, i gatti quando ci sono, quindi sono davvero pochi. Quindi capire, ecco, per non parlare poi del problema legato ai pesci, perché anche lì, come dire, non abbiamo sempre la fortuna di riuscire a ritrovarli. Quindi da questo punto di vista, ecco, come potremmo provare a stressare, diciamo, quei pochi resti che eventualmente possiamo trovare o che rinveniamo. Allora, queste sono, diciamo, alcune domande che mi erano venute in mente. Ora, non so, vogliamo provare a fare subito un giro? Io non so se c'è qualcuno, per esempio, che ci deve lasciare. So che Girgi aveva dei problemi organizzativi rispetto appunto ai tempi. Poi ci sono le colleghe del Pigorini, quindi forse partirei da Girgi, ecco, se vuole assolutamente intervenire. Mi visto sentite? Che anche la parte botanica, diciamo, anche magari potrebbe necessitare di ulteriori come dire, interrogazioni. Sì, ti sentiamo, Gigi, ti sentiamo. Sì, allora, innanzitutto grazie a Carmine che è riuscito a semplificare una problematica complessa come quella degli isotopi. Diciamo che in realtà più le mie domande, più che domande, stimoli alla discussione, sono legati innanzitutto al, secondo me, allo sforzo che dobbiamo fare di lavorare su tutte le parti della catena trofica, perché se è vero che gli animali e gli uomini ci danno un certo tipo di indicazione, sicuramente le piante sono legate a quelle che sono le condizioni edafiche, cioè di crescita in un determinato territorio. Tu parlavi prima di baseline, probabilmente le piante in qualche misura lo rappresentano, ci danno un'idea di quei fattori ecologici che sono presenti nel territorio lì dove crescevano. E proprio per questo le piante, per esempio, vengono utilizzate soprattutto nelle ricostruzioni paleoclimatiche, perché sono degli indicatori che attraverso gli isotopi del carbonio soprattutto vengono utilizzate per ricostruire, per esempio, il regime di irrigazione, piuttosto che piovosità e così via, mentre gli isotopi dell'azoto li utilizziamo in genere per lo stato nutritivo dei suoli. Quindi in realtà probabilmente anche qui dovremmo interagire un pochino meglio, cercando di, come dire, lavorare sul contributo che ognuno degli elementi della catena trofica può dare nella ricostruzione appunto di quella determinata comunità in quel determinato posto in determinate condizioni ambientali. Diciamo, mi fermerei un po' su questo, anche se in realtà la ricerca oggi ha raggiunto dei livelli pazzeschi, cioè ormai si arrivano a dei dettagli di un certo tipo, anche per esempio recentemente un lavoro che abbiamo fatto con dei colleghi di York proprio sugli animali, si è visto se determinati animali erano o meno legati a un regime halal piuttosto che non halal, quindi se era una comunità islamica o meno, e quindi se quegli animali, nella fattispecie le gallinacei, erano nutriti in un modo piuttosto che in un altro. Quindi in questo caso addirittura una ricostruzione di un regime alimentare legato a dei tabù religiosi. Ma in realtà se ne potrebbe parlare, ormai sugli isotopi siamo tutti variamente scatenati. Io la trovo la grande rivoluzione nell'archeologia oggi, perché abbiamo la possibilità veramente di avere tanti elementi. Ma vi lascio giusto con questo interrogativo legato alla catena trofica e mi zittisco. Prego. Grazie Gigi. Ci sono le colleghe del Pigorini, Alessandra e Francesca. Ok, poi noi potremmo anche intervenire dopo, però volevamo far parlare la professoressa De Santis, con la quale stiamo collaborando su Canosa. Se preferisce, oppure facciamo noi delle considerazioni generali, generiche. Non so se la sentite Paola, sta dicendo sì. Che... Vieni Paola. Dico proprio diciamo una parola telegrafica. Si sente da qua? Sì. Un'introduzione telegrafica sul tipo di contesto, no? Che alcuni conoscono già, forse Carmine non ancora. Quindi
un complesso catacombale costituito da tanti ipogei distinti di committenza cristiana, al cui interno, naturalmente, siccome è un cimitero, abbiamo resti scheletrici e anche resti faunistici. Un elemento importante anche rispetto a quello che dicevi tu, e cioè un contesto che riesce ad essere cronologicamente eccezionalmente ben definito, quindi parliamo di un contesto che vive tra il quarto decennio del IV secolo e i primi decenni del VI, in cui effettivamente stiamo ragionando in maniera da analizzare, questo insomma è il lavoro che già è avviato, tutti i resti, cioè è chiaro che parliamo sempre di campioni perché non scaviamo l'interezza, ma tutti i resti che lo scavo restituisce, sia in termini di resti scheletrici umani e sia di resti osteologici animali. Quindi questa impostazione del lavoro in collaborazione appunto stretta e integrata, il fatto che collaboriamo col servizio di bioarcheologia, diciamo, garantisce un po' un'integrazione strutturale al progetto, credo che sia un elemento significativo. Sugli isotopi adesso stiamo ragionando adesso sulle domande possibili, quindi questo è sicuramente, anzi grazie, perché è un'occasione di confronto utile, e proprio l'elemento che un po' mi sembra emerga dall'intervento di Carmine è proprio la necessità di mettere in rete i risultati dei vari contesti, al di là, diciamo, della visione sitocentrica, diciamo, una visione appunto un po' più globale. Lascio a voi la parola proprio per non togliere troppo tempo. Allora, con Carmine, sicuramente anche attraverso un suo studente, Carlo Cocozza, abbiamo cominciato un po' a esplorare il mondo delle catacombe, perché l'idea di fondo generale, ma mai ben accertata, è che questi primi cristiani avessero un consumo abbastanza particolare di proteine, che prediligessero consumo di pesce. Questo dobbiamo ancora verificarlo, in realtà mi risulta che ci sia solamente un articolo per questo periodo e per questo tipo di contesti, e quindi sarebbe come prima ipotesi abbastanza interessante andare a valutare questo. E mi interessa molto anche la questione di poter fare un'analisi che possa discriminare fra proteine, abbiamo visto, di origine marina e di origine acquatica, ma da acqua dolce questo potrebbe essere una cosa interessante. E io in realtà sono sempre rimasta, io sono affascinata dai bambini, anche quelli morti, quindi devo dire che sono sempre stata interessata all'aspetto dello svezzamento, quindi di questo processo, che è un momento critico e per il quale noi già in catacomba abbiamo indicazione di una mortalità concentrata nell'età in cui tendenzialmente ci aspettiamo il momento dello svezzamento, quindi fra 1 e 3 anni. E oggi, proprio con la metodologia, l'approccio che ci ha fatto vedere Carmine, noi possiamo andare oltre a come si studiava lo svezzamento un tempo. Anni fa lo facevamo solo attraverso il profilo di mortalità, poi abbiamo cominciato vedendo anche effettivamente la dieta, però la dieta in un modo con indagini che sono trasversali e che vanno a studiare i bambini morti. Quindi io prendevo il bambino morto a 2 mesi, quello morto a 3 mesi, quello morto a 4 mesi e vedevo, cercavo di capire quando, dal punto di vista appunto del cambiamento dell'azoto, poteva essere avvenuto in generale per il campione lo svezzamento, quindi instaurato il processo di svezzamento e poi finito completamente. Adesso quello che ci fa vedere Carmine è qualcosa di eccezionale, anche se sappiamo che è molto costoso in termini di tempo, per cui appunto abbiamo visto 2 denti, perché su quei denti i micro sampling sono tantissimi e le analisi quindi devono essere tantissime, però è qualcosa che ci permette di vedere su individui che hanno superato il momento critico dello svezzamento, e quindi non quelli morti e quindi selezionati perché morti in quel momento, cosa è successo sei mesi dopo sei mesi al loro, diciamo, regime alimentare.
lavorando su individui che fondamentalmente non sappiamo se sono maschi o femmine, potremmo esplorare ad esempio un qualcosa di discriminante, discriminazione sessuale rispetto ai quando vengono svezzati i bambini rispetto alle bambine e qual è la dieta, come è composta la dieta post svezzamento. Quindi rientriamo in un tema che è di cura, cura dei bambini e sarebbe molto interessante riuscire a catturare, oddio, noi speriamo di no, ovviamente, però riuscire a catturare una gender inequality. Perché noi sappiamo da studi compiuti adesso su popolazioni attuali che c'è sempre un po' di preferenza rispetto al figlio maschio, quindi allattamenti più prolungati e diete un po' più ricche, un po' più selettive e selezionate per i bambini, per i maschietti. Questo è quello che mi interessa. Per quanto riguarda la ricchezza, l'ultima slide che hai fatto vedere, San Genesio, facevi vedere che c'è consumo di miglio, mi sembra, Carmine. Sì. E forse altri Sì, lì sono ricchi, ma San Genesio ci dà i goti anche, no? È da lì che viene, infatti. Viene almeno uno dei dati potrebbe essere relativo a quel maschio che ha il cranio deformato che è stato riconosciuto culturalmente come goto, quindi può essere che siamo in un momento in cui non è tanto la dieta della comunità che cambia, ma la composizione della comunità, quindi di persone che altrove hanno mangiato dell'altro e quindi unendo dieta e mobilità possiamo capire se una dieta presentata da un individuo rispecchia quello che faceva quella comunità locale o rispecchia quello che faceva la comunità sua di origine. Quindi molto spesso anche adesso diciamo un'indicazione è di unirli questi dati. Dio, diventa tutto sempre più complesso, però forse poi dopo diventerà più chiaro, no? Queste più bene. differenze di dieta. Ok, e per ora basta, poi se è il caso, non so se Francesca vuole dire qualcosa più sugli animali. Vabbè, ovviamente parlando più degli animali, sì, i dati isotopici degli animali saranno fondamentali per quanto riguarda lo studio degli esseri umani. Da un punto di vista di dieta, forse l'interesse è minore perché sappiamo più o meno che cosa mangiano, anche se magari uno può vedere un maiale se mangiava spazzatura umana, tra virgolette, oppure veniva allevato allo stato brado e quindi mangiava quello che voleva. Più interessante ovviamente per queste specie può essere la questione della mobilità e quindi questa cosa. In relazione alla dieta, forse esplorare, per esempio, per quanto riguarda Canosa, che è appunto la catacomba su cui stiamo lavorando insieme, si parlava di dieta a base di pesce in questo periodo. Io ho pochissimi resti di pesce e uno degli unici più o meno identificabili è un pesce d'acqua dolce. Vedere eventuali insomma, differenze fra quella che può essere la dieta reale quotidiana, invece il dato archeozoologico di cosa veniva portato in catacomba, può essere un ulteriore spunto per quanto riguarda i comportamenti umani durante questi rituali, insomma. Quindi poi Ritualità verso quotidianità. Ecco, sì, ritualità. ritualità versus quotidianità. Quindi se i pasti in catacomba sono più ricchi dal punto di vista della rappresentazione di bestie, quindi proteico, rispetto a quello che poi in effetti la popolazione era solita mangiare tutti i giorni. Potrebbe essere, Uno così solo noi stiamo spunto. ragionando sotto l'impulso e l'influenza di Carmine, perché ci ha detto talmente tante cose che abbiamo cominciato a fare così, quindi stiamo cercando di rispondere e farci venire idee. Va bene, allora Ok. diciamo che grazie, diciamo che C'è mo cerco di dare due linea di teoria. risposte, o meglio due risposte, due considerazioni. Fatemi partire da Gigi, grazie Gigi, ma il problema della botanica, dell'archeobotanica è un problema molto serio che abbiamo. Cioè il problema del... Mi sentite? Sì? Sì. Allora il problema è molto molto serio perché di specie botaniche su cui abbiamo risultati isotopici sono veramente molto poche.
Uno, il secondo problema che c'è è come le troviamo. Ti faccio un esempio così mi capirai subito. Io sto facendo in questo periodo delle misure su campioni di Pompei. Perché? Perché a Pompei abbiamo le vegetazioni, sapete bene, no? Ci stanno tutti i semini di tutte le vegetazioni di questo mondo. E quindi mi sto facendo il database isotopico, baseline isotopico delle vegetazioni di Pompei. Però lì c'è l'altro problema che nasce, che è della carbonizzazione di queste cose. Ovviamente tu capisci bene che a seconda della tipologia di carbonizzazione noi possiamo avere un frazionamento isotopico sui vari semini, così per darvi l'idea. Allora è vero che io posso trovare il semino di fabbro, quello di grano, poi posso combinare col pane e ci stiamo divertendo a fare tutto questo su Pompei che ha una certezza, che è essenzialmente di quel periodo, di quella zona e così via. Però c'è il problema, per esempio, di raccogliere campioni e di fare statistica perché la carbonizzazione potrebbe essere non la stessa. Allora, partendo ecco dal lato più basso della catena, diciamo così, noi dobbiamo sforzarci di trovare un po' di campioni su cui che affidabili su cui fare questo baseline. E quindi se queste collaborazioni possono portare ad avere un baseline di vegetazione, dal testo del nostro IsoMedita, che noi abbiamo messo assieme molti lavori, tu trovi che alla fine sono 13 specie, 7-10 specie di campioni che vengono dalla vegetazione. Allora, sicuramente uno sforzo grosso va fatto su questa, perché è un'informazione di base fondamentale. E questo è il punto di partenza, su cui ecco, questa è una delle collaborazioni che si fanno. Se saliamo di livello trofico, l'altro problema è sugli animali. Tutti abbiamo trovato pecore, capre, fatemi dire, no? Abbiamo misurato pecore, capre, ovini, mi sto divertendo sugli equini e così via, però fanno parte di una fascia. Poi abbiamo analizzato in molti contesti, soprattutto in Toscana, ma anche in Spagna, il ruolo dei maiali, che è un ruolo, come diceva giustamente Francesco, che può essere un'informazione, la dieta dei maiali, un'informazione su come, su qual era la modalità. Vi dico un esempio, nei Paesi Baschi abbiamo trovato che al variare del secolo, partendo dal VII fino al IX secolo, l'alimentazione dei maiali nei siti, Paesi Baschi, intendo dire i siti scavati, portati avanti da Quirós Castillo, in questi siti il maiale ha cambiato completamente l'alimentazione, è passato dall'alimentazione come gli erbivori all'alimentazione come l'uomo, che per noi è stata un'identificazione di cosa? Del fatto che il maiale prima era messo allo stato brado, tenuto lì, dopodiché è stato portato a fianco all'uomo, è stato guardato in maniera completamente differente, magari per mangiarselo, per farne cose diverse. E quindi ecco, il maiale può essere fonte informativa. Sui carnivori, io ho trovato qualche animale, abbiamo misurato forse nella nostra storia, forse 30 carnivori, ma non ci sono molti. È un po' come il buco di baseline che c'è come la vegetazione, perché abbiamo pochi animali che sono tendenzialmente carnivori, che si trovano, quindi anche lì è un buco da riempire rispetto a quello che si chiama le baseline. Però attenzione, la baseline diventa fondamentale, perché come ho cercato di spiegare, avere l'informazione sulle source alimentari ci permette di avere un'informazione complessiva. Quindi questo discorso delle baseline vanno aumentata la statistica e riempiti i buchi, se volete la mia idea. Altra questione molto carina, che se qualcuno avesse, come facessimo uno studio sistematico, è la differenziazione, qui ritorno pure al discorso che faceva Alessandro, tra pesci di acqua marina e pesci di acqua dolce, perché molto spesso noi ci troviamo di fronte a pesci di acqua dolce che hanno, vi faccio notare, una marcatura isotopica, soprattutto nel carbonio, diversa da quella sia della carne, sia sono un po' intermedie fra le due parti. E quindi avere la possibilità di avere una certezza. Perché attenzione, la catena trofica marina è più lunga di quella terrestre. Essendo più lunga di quella terrestre, ci sono più passaggi. Essendoci più passaggi, ne avremo anche più difficoltà a capire tutti i passaggi fatti, perché più passaggi ci sono, più è difficile per metterli in campo. Questione denti e bambini. Vabbè, tu lo sai, Alessandro, bambini, stiamo lavorando sui bambini, teniamo quei neonati lì fermi da tanto tempo. Quindi i bambini mi emozionano. Ma la cosa bella però è che con questa metodologia dell'incremental dentine, a cui noi abbiamo accoppiato insieme a Riccardo Fernandez di Enna questo modello interpretativo, perché lì avete la difficoltà che la dentina è vero che cresce come se fosse una degli alberi, però non è sempre omogenea. Quindi gli strati
vanno in qualche modo considerato bene dal punto di vista di modello, quindi viene fatto un modello, e quello secondo me è uno strumento molto importante dal punto di vista di fonte informativa sullo svezzamento, sulle pratiche alimentari. E la cosa carina, Alessandra, è di pigliare non solo il primo molare, ma se avessi primo, secondo e terzo, io recupero 20 anni di vita della persona. Non so se è chiaro. Allora potrebbe essere molto carino che in un contesto storico ben riconosciuto, in cui abbiamo i denti di una persona messi bene, fatemi dire così, uno lavora sul primo, secondo e terzo molare e sappiamo la storia della persona su ventenni, che significa evidentemente avere un'informazione molto più ampia rispetto a quello che vi ho mostrato, che sono i primi 6-7 anni di vita. Lavorando, insomma, perché primo, secondo e terzo ricoprono gli anni di vita. Quindi potrebbe essere uno strumento molto potente rispetto a questa possibilità di fare. Ovviamente le domande archeologiche vengono essenzialmente, se volete, da voi, possiamo sederci e capire bene dove possiamo darvi una risposta e dove no, però è chiaro che con questi strumenti innovativi, anche con l'analisi statistica, noi possiamo dare delle risposte molto più avanzate rispetto a prima, quindi sul svezzamento, sull'alimentazione nel corso del tempo della persona, quindi cambiamenti. C'è sicuramente, probabilmente c'è un trattare diversamente le figlie maschi dalle figlie femmine, ma anche le mamme vengono trattate diversamente dai papà, quindi anche quello può in qualche modo ribaltarsi su quelle che sono le informazioni. Questo però ci dice che dobbiamo avere un quadro chiaro della situazione che stiamo studiando. Quindi ancora una volta io torno sempre alla stessa cosa. La domanda archeologica è fondamentale. Che cosa vogliamo vedere? E su quello basiamo anche tutte le indagini. Non so se ho risposto a tutto, ma magari mi sono perso qualcosa. Allora, andiamo ad un altro giro di considerazioni, quindi Giulio, Pasquale, Roberta, e poi c'è raggiunto anche Paola Palmentola, che invece si occupa, diciamo, di un periodo cronologico più antico rispetto a quelli di cui abbiamo parlato sinora. Io volevo toccare in realtà un tema che ora stava anche Carmine riprendendo, e che prende le mosse da quella cartina che tu hai mostrato. E per molti aspetti è inquietante, perché abbiamo certamente due territori più ricchi di attestazioni, nel nord-est, in Toscana, e pezzetti di sud, ma sostanzialmente degli enormi vuoti. Poi c'è un altro aspetto. Indagini fatte in ambiti settoriali sotto il profilo cronologico, cioè, grande interesse dei medievisti, non so se anche immagino dei preistorici. No, ma questo è un database solo sul Medioevo. Solo sul Medioevo. E così ad occhio direi che per l'archeologia classica c'è molto. C'è un altro database, però insomma non so quanto sia sviluppato. Insomma, l'aspetto che mi sembra metodologicamente importante che tu sottolineavi è quello di svolgere campionature ragionate su territori ben determinati, ma anche su uno spettro cronologico ampio, cioè per poter togliere la diacronia, no? nei fenomeni. Questo forse ci deve invitare a costruire davvero progetti nazionali e coordinamento maggiore tra i vari gruppi di ricerca. E soprattutto rispetto a quello che tu hai più volte sottolineato e che effettivamente poi è alla base di una ricerca che dà dei risultati, e cioè la condivisione della domanda storica, della questione da affrontare e il superamento davvero definitivo della logica: ho preso questi campioni, te li mando, fammi sapere che cosa ci tiri fuori e poi ragioniamo se usarli o meno, a seconda se ci fa comodo o meno usarli. Quindi ci sarebbe da fare davvero un grosso lavoro di coordinamento, e su questo non lo so, ti chiederei in che maniera potremmo maggiormente legare i tanti progetti che pure si stanno effettuando in Italia con approcci più innovativi rispetto a quelli del passato, e quindi non lo so che cosa si può fare davvero, se un progetto, non credo nemmeno sia un fatto di progetti europei, ma di coordinamento tra i vari progetti, perché è impossibile pure fare
un print solo su questo e non ce la faremmo, ecco, insomma. Quindi, insomma, su questo credo che tu possa darci una mano forte a valorizzare anche le ricerche in corso sulle quali si è ancora fatto poco e invece si dovrebbe fare molto. Grazie. Allora, esatto, se non mi devo avvicinare. Vabbè, anch'io, come ha detto, l'ho già detto Giulio, però secondo me è meglio ribadirlo, perché può sembrare una cosa scontata, ma il discorso appunto della domanda archeologica è importante, nel senso che, anzi, la prima volta che ho interagito con Carmine, hai fatto questo discorso che, cioè, forse qui è scontato, però non è scontato in assoluto, no? Non tanti, non lo so, sì, archeologi hanno magari un atteggiamento da pronto cassa con i colleghi delle scienze dure, oppure spesso ci sono geologi, chimici, che a loro volta prendono magari campioni per fare tutto un loro altro discorso, legittimo, per carità. Per cui, ribadire che non ci deve essere la domanda A e la risposta B, ma bisogna arrivare a C, secondo me, insomma, ribadirlo è importante. Seconda cosa, vabbè, diciamo, siamo molto orgogliosi di essere uno di quei pochi puntini dell'Italia meridionale e questa ricerca fatta da Carmine e da un gruppo più ampio sulla Capitanata, personalmente veramente mi ha convinto, insomma, essendoci arrivato un po' tardi, io non sono un bioarcheologo, no, quindi come altri, però lo diventiamo un po' tutti, no? Ora con lo sviluppo delle ricerche, e mi ha convinto, diciamo, concretamente, no? Dell'importanza di queste ricerche. Sono abbastanza d'accordo con Girgi che sia una delle grandi frontiere nuove per l'archeologia o per l'interazione tra archeologia ed altre discipline. Credo sia importante, appunto, in questa ricerca, che è una di quelle dei filoni statistici bayesiani, appunto questa possibilità di lavorare poi sui campioni statistici, sui risultati attraverso una procedura statistica rispetto ovviamente a campioni che sono sempre insufficienti. Credo che però noi dovremmo fare lo stesso lavoro, diciamo, questo lavoro di statistico è stato fatto a valle, dobbiamo avere anche, credo, una strategia molto attenta di campionamento e quindi anche statistica a monte per rendere ancora migliore, quindi credo che questo sia un aspetto importante. Altra cosa che volevo, questa è più una domanda invece che volevo farti, queste sono alcune riflessioni, anche le nostre ricerche, come le ricerche di Paul Arthur con cui lavoriamo insieme, anzi Paul anche l'altro giorno mi ha detto: ma hai mandato i campioni? Noi non l'abbiamo ancora fatto, stiamo facendo i nostri conti, perché poi banalmente c'è anche questo, e, diciamo, era nata anche su un progetto di ricostruzione della presenza bizantina in Italia meridionale, eccetera eccetera. Quindi volevo chiederti, rispetto all'altra, secondo me, grande frontiera della ricerca archeologica, quella genetica, molecolare, DNA, che tipo di rapporto c'è? Ovviamente, come comporre la geografia con gli aspetti etnico appunto molecolari genetici? Mi sembra, magari, la combinazione potrebbe essere un ulteriore passo avanti. Poi non so se, appunto, diciamo, chi ha lavorato più sugli aspetti archeoantropologici, Ilaria che è qui, le osservazioni che ovviamente vuole fare Roberto, diciamo, del risultato delle indagini del gruppo, diciamo, Bari-Bat-Foggia, diciamo così. Grazie. Quindi che ti è mancata, diciamo, la parte di Roberta, anche per lui, un'altra questione.
mi metto qua giusto perché mi vedono da casa per problemi, anzi oggi veramente piaceri di tipo familiare, non sono potuta arrivare prima, quindi sostanzialmente ho perso tutto, poco da chiedere, però volevo comunque manifestare il mio importante interesse, grosso interesse e nel mio caso devo dire anche nuovo interesse nei confronti di analisi e ricerche di questo genere, e sentivo parlare di carenza di campioni, penso che nel caso, forse per un periodo un po' precedente, però rispetto a quello, se ho capito bene, di cui avete parlato, penso che dalla Puglia centrale potrei essere, diciamo, veicolo per una buona fetta di campione. Solo quello, purtroppo non posso aggiungere altro, mi dispiace, sentito poco, grazie. Da aggiungere a quello che è stato evidenziato, effettivamente l'elemento su cui vedo, insomma, torniamo a riflettere anche nel giro delle poche ore che siamo stati insieme, è sempre quello del campione statistico, cioè capire veramente come possiamo coniugare il problema delle risorse sempre limitate, date i costi anche delle analisi, con la necessità di avere un campione rappresentativo, perché abbiamo ascoltato veramente le tantissime potenzialità connesse a questo tipo di analisi, vengono tantissime idee, però ecco, mi domandavo poi ma che rappresentatività riusciremo, cioè in quanto tempo riusciremo a costruire un campione veramente rappresentativo anche per territori limitati ed omogenei. Cioè, se penso anche al lavoro che abbiamo fatto per la Capitanata, lavorando su tre siti, no? Montecorvino, Tertiveri, San Lorenzo in Carmignano, ecco, ma quanto anche quei campioni possiamo ritenere rappresentativi? Cioè, già lì magari certe differenze si spiegavano anche alla luce di alcune differenze tra i siti, insomma, così, una considerazione, una valutazione magari, ecco, anche da parte tua, di quali tempi, quali risorse e come possiamo veramente organizzarci per tentare di costruire veramente dei modelli che abbiano una qualche validità nel medio termine, non dico nel breve, ma nel medio termine. L'importanza delle malte, anche la possibilità di lavorare. Beh sì, è stato un elemento poco toccato, sì. Ma ovviamente, insomma, noi stiamo lavorando anche sulle malte, ne abbiamo parlato anche in una riunione che abbiamo fatto di recente, vabbè, questo è tutto un altro fronte, ma insomma, anche tutto il problema della datazione delle malte, su cui so che Carmine è molto attivo, insomma, anche un altro campo di sicuro interesse, su cui pure, insomma, abbiamo molto da fare. Chiudiamo con i dottorandi, che magari ci sono più delle domande, sia per chi è eventualmente collegato online, ne vedo alcuni, sia per chi è in sala, così poi diamo la parola, diciamo, finale, conclusiva, mi pare che siamo abbastanza in orario, al professor Libretto. Allora, se c'è qualcuno che vuole intervenire, vieni, Roberto. Magari restare, magari Roberto presenta anche un po' il tuo, cioè, giusto per due minuti, giusto per sentirci. Ah, beh, scrivi la fissa con un po' di modelli bayesiani per acquotare anche geologia, quindi non isotopi. E però ero curioso di capire quanto possiamo notare nel, ad esempio, se facciamo una baseline di bovini, vediamo che probabilmente erano nutriti con sorgo miglio 15-4, ma abbiamo un individuo con un marker, non so, meno 14, meno 12, quindi probabilmente con carne e anche miglio, e un altro invece no. È possibile avere un'idea di quanto sia l'offset fra i due, considerando poi che probabilmente c'era anche il discorso della fertilizzazione del terreno con tutte... Ho capito. Sì, dico, è possibile quantificarlo, modellarlo? Rispondo a questa domanda tecnica. Allora, la questione dei modelli ha individuato un problema. Uno dei problemi è quello di riuscire in qualche modo a capire tutto ciò che c'è di nascosto, no?
lei faceva riferimento, io ho un bovino che a sua volta viene alimentato da C4 che viene a sua volta mangiato dall'individuo e quindi evidentemente ci sono una serie di fattori interferenti, diciamo così, fra... È chiaro che con un modello bayesiano più sei in grado di dettagliare la baseline, cioè più sei in grado di dare una, tra virgolette, un errore molto piccolo alla baseline, cioè di dire i bovini di questa zona sono alimentati in questo modo e quindi la mia baseline è quella, più l'affermazione che fai di offset sull'individuo è definita. È chiaro che quando c'hai situazioni di interferenza, l'errore che viene rappresentato, non so se avete visto, cioè sono dei bordi, dei box plot o negli errori di deviazione, diventa più grande, ma il software tiene conto, perché tu gli dirai, tieni presente che c'è un bovino in questa zona che è alimentato con C4, un altro bovino che è alimentato con C3, quindi io mi ritrovo con i bovini che hanno un'alimentazione abbastanza ampia, cioè una fascia di errore più ampia, e lui ne tiene conto quando fai la valutazione. Quindi riesci essenzialmente a sapere l'offset? Ti dico assolutamente, precisamente no, ma riesci a sapere l'informazione con un errore più ampio, e questa sì che la riesci a avere. Questa è la cosa. L'utilizzo dei metodi bayesiani sull'archeo botanico è molto simile a quello che facciamo da quest'altra parte, perché la filosofia di retrostante è la stessa. Qui stiamo lavorando con valori isotopici, lavoriamo lì, lavorate con categorie differenti che sono misure isotopiche, ma l'idea di fondo è la stessa. Quindi non so se ho risposto alla domanda. Sì, poi in realtà ho letto un po' le paglio di Isonemo, Cima, adesso ho scoperto che c'è un altro. Sì, che adesso grazie. Capisco l'idea chiaramente di farlo, però usare... idee prese dalla storiografia antica, quindi gli agronomi con campioni piccoli, l'idea di restringere l'intervallo di credibilità. Lo spieghiamo anche agli altri. Allora, le prior, così vi spieghiamo che cosa sta dicendo, perché in questi software voi potete mettere dei vincoli, i prior che vi ho detto prima, che sono informazioni che io faccio nascere da altre informazioni, ecco la storia agraria, dall'agronomia, non so, tutto quello che volete, dal fatto che io so che C4 non è un prodotto. I sistemi, i modelli permettono di introdurre questi vincoli o questi prior. Ovviamente io dico, questo lo dico io, ma Riccardo Fernandez, che è l'ideatore abbastanza convinto come me, che evidentemente i prior vanno messi quando l'informazione di prior è veramente certa. E vanno messi quindi se io ho un'informazione, vi faccio l'esempio più banale, c'ho un vincolo perché c'ho un'eruzione vulcanica sotto il quale non trovo determinate condizioni, è chiaro che c'ho un tappo, non ho questa problematica. Quindi è evidente, il prior è un'informazione che va introdotta nel momento in cui l'affidabilità, chi ci dà quelle informazioni, chi, cioè delle informazioni, è abbastanza alta. A maggior ragione se il tuo set statistico è piccolo, perché più piccolo è, più metti vincoli, più stai imponendo ciò che vuoi vedere, perché evidentemente dire in questa zona non c'è C4 evidentemente significa porre già a zero uno dei box, ma stiamo ponendo noi un push sul sistema. Allora hai ragione quando dici l'informazione dei prior va messa, dopodiché lì ci sta, c'è anche la possibilità di mettere prior combinati, cioè io posso dire in questa zona l'alimentazione di carne è maggiore di quella di pesce, va bene, non dicendo c'è, non c'è, è maggiore di quella di pesce, il C3 era presente più o meno di più o meno rispetto al C4, cioè dei prior un po' più flessibili, fatemi così, e quelli possono essere più interessanti, perché io sto solo indirizzando, non sto chiudendo e vincolando, sto solo indirizzando perché le informazioni storiche, le informazioni archeologiche mi dicono questo. Chiaro? È uno strumento potentissimo, però ovviamente bisogna stare molto attenti a non mettere mano troppo, perché altrimenti imponiamo noi quello che vogliamo vedere, e a quel punto vediamo tutto quello che vogliamo, perché... è la regola del gioco, no? Se voi volete vedere che è blu, cancellate tutti gli altri colori, diventa blu, non c'è problema. Hai ragione su questo, grazie. Forse c'è... Sì. Vai. Posso intervenire un attimo? Ah. Sì. Allora, innanzitutto vi devo salutare perché purtroppo devo scappare per un'altra cosa, però diciamo, rispetto a questo discorso dell'uso dei modelli statistici, come diceva giustamente Carmine, spesso se ne abusa. Se ne abusa perché la statistica ci fa vedere quello che vogliamo, in fondo.
Ma il vero problema è, prima di utilizzare un qualunque modello, capire con che cosa abbiamo a che fare, cioè i resti biologici, o meglio, gli organismi con cui abbiamo a che fare, hanno delle regole che rispettano, regole legate che so, alla fisiologia della pianta, ai suoi rapporti con le variabili ambientali e così via. Non è solo un problema che possiamo gestire, meno 18, meno 24 vuol dire questo, ma quella pianta in determinate condizioni si comporta in un certo modo rispetto, parlo delle piante che è quello che conosco meglio, rispetto al suo metabolismo. Per esempio, il lavoro che noi facciamo, la baseline che noi facciamo quando lavoriamo con gli isotopi sulle piante, qual è? È quella di definire uno standard in quel determinato territorio, il segnale isotopico, chiamiamolo medio, in quel determinato territorio per le piante C3, C4, piante legnose e così via, rispetto al quale poi andiamo a interpretare i dati paleo, i dati che provengono dai resti combusti del passato. È su questa base che poi possiamo fare una modellistica, tra virgolette. Ma anche in questo caso io non potrò mai utilizzare realmente un dato, come dire, che mi viene dagli isotopi del carbonio di un sito antico per ricostruire i millimetri di pioggia precisi. È inutile, cioè io devo semplicemente vedere su una diacronia pioveva di più, pioveva di meno rispetto al periodo precedente o al periodo posteriore. Ma il tentativo di definire delle quantità precise non ha senso, perché sono cambiate completamente dal contenuto. Tu accennavi prima il meno 8 per mille del C13 a livello di CO2 atmosferica, ma come ben sai non è costante. Nel corso del tempo questa cosa è cambiata. Se ci muoviamo nel passato i valori sono tutt'altro. Si possono modellizzare, indubbiamente, abbiamo i carotaggi che ci aiutano su questo, però le variabili sono veramente tante. Allora, in questo caso, più che cercare la precisione nell'informazione, cerchiamo di capire quelle famose differenze o anomalie a cui accennavi tu inizialmente, che sono quelle che invece ci danno risposta, cioè comportamento tra queste due fasi è diverso, ok, vuol dire che sono mondi diversi, cerchiamo di interpretarlo. Ma non è che l'informazione in sé ci dice tot millimetri, tot temperatura, mangiavano questo, bevevano il latte e consumavano il vino. È un mix su cui dobbiamo confrontare diverse situazioni. Ecco, e ovviamente il problema è molto complesso, come ben sa chi lavora su queste cose. Niente, era solo questo flash e purtroppo vi devo lasciare perché domani ho un convegno su isotopi stabili in archeobotanica a Barcellona in cui mi hanno chiesto di fare il discussant, quindi mi tocca prepararmi. Grazie. Condivido pienamente le considerazioni. Condivido pienamente e ti ringrazio. Ciao. Forse dovevo rispondere alle altre cose molto rapidamente. Allora, partiamo un attimo da malte e DNA, che sono cose che insomma. Io, come la relazione al radiocarbonio, quindi al carbone 14 classico, anche il DNA e anche la datazione delle malte, secondo me va fatta con molta intelligenza. Va bene. Allora, il carbonio 14, faccio l'esempio del carbonio 14 dell'organico, non ha molto senso prendere 10 campioni da una stratigrafia senza capire perché li prendiamo, spendere 4.000 euro, 4.000-5.000 euro, non so, ditemi quello che volete, e fare 10 datazioni che vi danno lo stesso risultato, la stessa informazione, perché magari sono messi più o meno in una stratigrafia che voi già conoscete e non avete guadagnato informazioni. Quindi carbonio 14 va fatto in maniera intelligente rispetto alla domanda sempre, ma anche al campione che abbiamo disponibile, perché se siamo in una necropoli in cui ci sono diverse fasi che sono sovrapposte, basta che noi pigliamo, ci spostiamo un pochino da una fase all'altra e non ci ritrova più nulla, perché abbiamo sbagliato a prendere il campione, non perché ha sbagliato il carbone 14, perché il carbone 14 misura ciò che trovo. Ma se io ho delle fasi, dei reperti osteologici che sono messi così e io in qualche modo recupero uno di quelli di sopra e uno di quelli sotto pensando che sono lo stesso campione, io sto misurando due fasi differenti. Ci siete? Se, come dicevo già a tavola, misuro la buca di palo e misuro il carboncino, devo sapere che quel carboncino può avere un grosso offset, perché io quando misuro il carboncino sto misurando il momento in cui è stato tagliato l'albero, non il momento in cui il palo è stato riutilizzato, quindi magari 100, 200, 300 anni dopo dove è stato riutilizzato. Allora, capire bene quando utilizzare questa cosa secondo me è fondamentale. La stessa cosa secondo me vale anche per il DNA. Cioè, va fatto perché io devo rispondere a una domanda precisa. Non tipo, tengo tutta questa popolazione, ma faccio tutti i DNA, vediamo se vengono tutti da questa qualche legame. No, perché ritengo che ci possa essere un legame familiare, un legame di
che possa essere utile sapere. Perché? Perché mamma, figlio, e così, famiglia e così via. Si può legare anche alla provenienza, certo, se poi avete anche l'informazione, anche lì di raffronto fatto bene, perché anche in quel caso devono confrontare il valore che vi ho misurato con una sequenza, che è una sequenza che è genetica, che rispetto a cui poi non è detto che avete un'univocità della sequenza. Quindi è evidente, voglio dire, anche lì si può combinare la cosa senza dubbio. Però secondo me per le datazioni e per il DNA, per queste analisi, vanno fatte pensate come cose. Rispetto al discorso che faceva Giulio sul progetti e così via, noi secondo me dobbiamo imparare ad ascoltarci di più, come devo dire. Se solo mettessimo insieme i progetti pre-inattivi, attivi fra quelli del 20, 21 e 22, in cui cominciamo a ragionare, no? Si riuscisse a mettere assieme i soggetti impegnati nei progetti PRIN che fanno archeo, queste ricostruzioni in qualche modo, in cui si riesce a sedere e a fare un discorso di linguaggio comune, di metodologia, di impostazione del lavoro comune, senza nessuno che interferisca sull'altro, secondo me è già un lavoro meritorio rispetto a tutto quello che stiamo facendo. Se a questo riuscissimo ad aggiungere una formazione fatta insieme, cioè che io vengo a parlare agli studenti di scienze e conservazione dei beni culturali e ci sta chi è studia archeologia che viene a parlare agli studenti interessati alla parte archeometrica, già quel momento in cui insieme cominciamo a discutere è un momento formativo per far crescere un po' di persone, che significa far crescere mentalità, approccio differente e così via. Allora già un minimo di sforzo in cui società, raggruppamenti, non so come, e poi utilizzare i fondi che abbiamo, già cominciamo a utilizzare quelli. Poi si può anche immaginare il progetto comune, ma sicuramente se noi cominciamo da quello che abbiamo, e secondo me abbiamo un po' di roba a disposizione, tra tutti i progetti europei, i PRIN e così via, e cominciamo a dire, vediamoci ogni tanto, scambiamoci le idee su quello che si sta facendo, su come possiamo farlo, su quale è la modalità, già quello secondo me crea una comunità differente. Io questa cosa lo dico, l'intuizione di questa cosa 20 anni fa nell'abbazia di San Galgano me la diede Riccardo Frankovic, perché passeggiando nell'abbazia con lui abbiamo fatto 10 giri in cui mi raccontò questa visione che aveva, vi dico la verità, questa cosa che lui già immaginava che potevamo mettere assieme, e sta cosa io la continuo a pensare. Perché è evidente che secondo me ha molto senso riuscire ad avere questo linguaggio comune, a cominciare a parlare fra quali famiglie? Archeologi, archeobotanici, antropologi, archeozoologi, isotopisti, soprattutto gli isotopisti, e cominciare a raccordarci su questa cosa. Ci riusciamo? Proviamo, ovviamente, nel senso almeno ci proviamo e mettendo insieme le cose. Questa è secondo me una strada che dobbiamo battere. Io da presidente dell'associazione archeometria ci ho già provato, ma ci provo continuamente, tanto stesso che oggi sto qua è esattamente la dimostrazione di qual è il mio approccio al problema. E intanto approfitto per ringraziarvi ancora una volta. Saluto a tutti a casa. Allora, a questo punto il saluto è ufficiale e grazie per essere intervenuti, e quindi speriamo che, diciamo, come diceva Carmine, questo sia il punto di partenza, questo incontro, visto che insomma i campionamenti sono numerosi e sono diversi, e quindi magari potremmo poi pensare di ritrovarci una prossima volta, appunto condividendo i dati poi effettivi che magari potremmo tirare fuori dai nostri campioni. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Deve fare la preparazione, una rete integrata. Se ci sono delle altre cose, c'è delle condizioni.